numero 7 in questa UK chart. Alla sesta posizione, già citato più volte, non è più in top 5, Pop Smoke con la sua Mood Swings. Shorty a little baddie, shorty my little boo thing, and shorty got the fatty, shorty be catching mood swings. Every time I fuck with her, on the covers, and I kept it on the cover, cause I don't kiss and tell. Every time I fuck, she call me daddy. My little mama nasty. I see the through the panties. She tastes like candy. She a queen like Nefertiti. All my little mama sitting pretty. And we be shopping through the city. I gave the keys to the Bentley. Get all finished, you don't gotta cry to me. I'm your best friend, baby, you don't gotta lie. I get you everything that you want and you need. From Chanel to Celine, it's on you to decide. Valentino, yeah, I'll put you in the best. So lifting up your dress, start kissing on your neck. Start rubbing on your butt, start massaging your butt. I ain't wanna give you a baby just yet. So I backdotted on your butt. I put you in a Uber and sent you to your bed. The very next day, you sent me a text. You pulled up to the crib and we did it again. Show me a little body. Show me my little boo thing. And show me got the fatty. Shorty be catching moves, swings. Every time I fuck with her, I'm on the covers. And I kept it on the cover. Cause I don't kiss and tell. No, I never found love until I looked into your eyes. First time blushing, I ain't even gonna lie. Four rounds in, even bruises on your thighs. You don't need to make me spin off on the guys. No, that make me wanna know when I'm inside. If you're high, baby, me, you getting high. Even if they try, yeah, so not me, I ain't never they try. My eyes while I sleep, hope you'll be there when I wake. Honestly, I feel a vibe, we had this brain. There's something in your mind, you could tell me. And if I told you it's on mine, would you cry? See the bigger picture, it's just gonna take time. Just because you're mine, I'ma keep you looking like a dime. Ain't no imperfections, girl, you fine. Baby, when showtime, hope you win against the slow line. It's me and you. Keep it silent, ain't nothing we can do. Through the storm, baby, we can make it through. Why you acting brand new? You know you my little. Got up on my working, it's working. She said she a virgin. It's hurting. She my biggest fear, she always lurking. She know I'm a man, I'ma put that work in. I know she can't stand me, I'm fancy. So I'ma bring her out when I get my Grammy. Late night, she get 5 panties. Couldn't hold it in, now she need a plan B. Shorty a little baddie. She my little boo thing. And shorty got the fatty. Shorty got the fatty. Shorty be catching wolf swings. Every time I fuck without a rubber, I know her covers. And I kept it undercover, cause I don't kiss and tell.
be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't no no one. I wish everybody get paid. Cause we can't end up every day getting hot tired and in the grave. Zany boss, who's that door, brand new bag. College girls, can't believe it. Famiglia degli Internet Money, un sacco di rapper tra cui anche Gunn, Tolliver. Insomma, con Lemonade entriamo ufficialmente nella top 5. Siamo infatti alla quinta posizione. Alla numero 4, e da qui in poi succede poco e niente, ritroviamo Paul Wolford e si entra in discoteca anche insieme a Dito. Questa è Looking for Me. Sonorità più elettroniche per farci entrare anche nelle varie discoteche, perché Paul Wolford è proprio uno dei pionieri, diciamo, di questo stile di musica. Diplo insieme per Looking for Me, numero 4 nella UK chart, e da qui in poi, come dicevamo, un po' di calma piatta, vuol dire che sul podio ci sono sempre gli stessi e magari anche sempre nelle stesse posizioni. Prima di scoprire se abbiamo fatto una sorta di copia e incolla dalla scorsa settimana per quanto riguarda il podio, beh, facciamo il resoconto, il punto della situazione. 20ª posizione per i Beatfritz, poi alla 19 i BTS con Dynamite, alla 18 abbiamo ritrovato Sigale e James Arthur, siamo saliti con Pop Smoke, che abbiamo ritrovato più volte in classifica, poi Dermot Kennedy, DJ Khaled e Drake, poi anche Drake da solo, insomma, Drake un po' dappertutto. Il prezzo
Prezzemolino. Joy Corry è il peggiore insieme a Amanik per Head and Heart, 3 punti in meno, soltanto 3 punti in meno, ma comunque loro sono i peggiori, quelli che perdono di più. Tate McRae invece, voce femminile, molto giovane, una ragazza molto giovane canadese che si sta facendo conoscere, era già entrata in classifica la scorsa settimana, l'avevamo saltata, oggi invece l'abbiamo suonata perché è proprio la migliore. Il suo singolo guadagna 6 posizioni e si allontana dal fondo, dalla 15, per arrivare alla numero 19, You Broke My First. Miley Cyrus ci ha fatto salire Pop Smoke, come dicevamo, e poi gli Internet Money. Siamo arrivati a Paul Woolford alla numero 4 e in terza posizione Heidi One, AJ Tracy, Stormzy per Ain't It Different. Ain't it different, I'll link my thing in LA. But I can't fly to the States, I got too much convictions. Apparently all I talk is prison, but I don't know no different. Cause I was in jail up north, went under the coalition. Fresh from my book, can whip that, I put some roses where my wrist is. You ain't never made their birthday cake from digestive biscuits. But I have to pay them and juice that. Test. Every day I look up to the Lord, give thanks for all this litness. Come on, fresh out the system, gymnast. Running with God Jones, what with a camera on me, not the one from Dipset. I still can't miss pleasure in business, sorry princess. I come a long way from broke days, I got to work and fix it. Spent like 10 years grinding, covered in diamonds, never been mining, came through and still shining. But I was in home for the house of the, and now I'm in Dubai liming. Me and his landed abroad, 2 new kettles, perfect timing. The new bitch white on white, peanut bar, rose gold lining. You can catch me in Central. Car so dumb when I press this button, it's gone, I don't do rentals. Air one's fresher than Memphis. Fresh. I don't wanna get lit by the way that broke it, ain't general. Summertime, big dick, you out, stick on sucking your dental. I'm nasty, don't do drip, but I still stay classy. You wanna know, then ask me, ease. Make the scene. I don't cook.
I do clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got a fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard when I'm tryna wet it. I let him piss, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can misfire, but I need the sunny. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, the cuz behind me. I spit on his mic and I heat trying to sign me. Yana, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If you fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Due donne, due grandi donne a dire la verità, Cardi B, Megan Thee Stallion, WAP, erano in vetta alla classifica qualche settimana fa, ma adesso invece ribadiscono la loro seconda posizione, cioè non riescono a spostarsi da qui, il che va bene, perché comunque avere un pezzo in seconda posizione nella classifica del Regno Unito è un ottimo lavoro, ma ovviamente tutti puntano alla numero uno. Numero uno che oggi, ancora una volta, esattamente come la scorsa settimana, è occupata dal rapper 24K Golden, quello insieme a Mabel per i Clean Bandit in TikTok, ma questa volta è lui con Mood, numero uno. And the winner is posizione numero uno. Why you always in a mood? Dio Dunque
comunque non è cambiato nella UK chart. In vetta alla classifica sempre 24K Golden con la sua Mood. Cardi B e Megan Thee Stallion ribadiscono il fatto di essere in seconda posizione con WAP e Heidi One e AJ Tracy Stormzy per Ain't It Different sono in terza posizione, non si spostano da qui. Quindi scopriremo se settimana prossima ancora una volta le prime tre saranno uguali. Domani la Europe Chart, la classifica europea, dobbiamo andare in tutta Europa. Ciao a tutti. Top Chart is back tomorrow. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa.
Ben trovate all'ascolto. La circolazione si presenta regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo che sulla A5 Torino-Courmayeur è presente uno scambio di carreggiata tra Scarmagno e San Giorgio a causa di lavori. Vi anticipiamo che stanotte per lavori si viaggerà a senso unico alternato all'interno del traforo del Frejus dalle ore 23.55 fino alle 4.30 di domani mattina. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Le precipitazioni vanno via via diminuendo, ma il tempo resta comunque instabile su buona parte delle nostre regioni, specie centro-meridionali. Al mattino qualche precipitazione avrà ancora luogo al centro-sud, specie sui litorali abruzzesi e molisani, sul Gargano, sulla Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre andrà meglio altrove. Nel pomeriggio residua instabilità al sud, sia pure con fenomeni non particolarmente intensi e a carattere irregolare. Piogge possibili anche su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Sardegna settentrionale, con poche variazioni sui restanti settori, con più sole. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Novità, lo spazio dedicato ai singoli nuovi con Andrea T. Quest'oggi riprendiamo un brano di un comico che ci aveva già fatto ballare tanto con C'è da spostare una macchina qualche tempo fa. Bene, ritorna Francesco Salvi. Questa volta lui dice metti la mascherina. Disco novità. Fate tutti attenti, fate attenti. Fa paura, fa paura, fa paura, fa paura.
Impresa. Radio Dreamfly, con noi fai decollare la tua impresa. Buongiorno, bentrovati cari amici da Maria Vitale, e siete su Radio Dream on Fly e vi do il buongiorno, terzo, quarto giorno di ripresa dagli studi in diretta qui da Torino di Radio Dream on Fly. Ho con me ospite di personaggi, ospiti, tra cui personalmente di fronte a me il segretario regionale di Feditalia Imprese Piemonte, il dottor Francesco D'Alessandro, in collegamento telefonico la dottoressa Lorenza Morello, giurista d'impresa, e ospite proprio oggi importante è il consigliere regionale Andrea Tronzano della Regione Piemonte. Assessore al bilancio della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti. Tutti bentrovati. Buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie a voi. Allora, periodo particolare, un periodo inatteso sicuramente per chiunque, soprattutto a livello di gravità. Insomma, si poteva pensare alla peggiore sciagura, anche se qualcuno ci aveva avvertito, tipo i vari Bill Gates, qualche visionario, eccetera, però in realtà al virus proprio nessuno ci pensava, piuttosto pensavano a una guerra, ma al virus nulla. Allora, le ripercussioni sono evidenti e se ne è già parlato tantissimo anche nel corso di altre nostre puntate. All'assessore al bilancio non possiamo che fare una domanda sui soldi, certo, sulla liquidità delle aziende, e quindi gli chiediamo veramente di fare un punto su tutto quello che in questo momento sta facendo la regione. Allora, il tema è abbastanza complesso e ampio, diciamo che cerco di sintetizzarlo in questo modo: abbiamo fondi regionali, abbiamo fondi europei, abbiamo fondi statali, questa somma fa 800 milioni di euro che stiamo già iniziando a far circolare all'interno del sistema economico della Regione Piemonte, e naturalmente altre misure partiranno a breve. Le cose centrali sono due: uno è il bonus Piemonte, che è un fondo perduto per alcune categorie commerciali, e l'altra gamba è sostanzialmente l'aiuto per l'accesso al credito delle imprese, anche commerciali e anche artigianali, garantito sia dallo Stato ma anche dalla Regione, con il pagamento da parte della Regione degli interessi su questo finanziamento erogato dalle banche. La restituzione inizia dopo 2 anni e pertanto pensiamo che questo meccanismo, anche se non soddisfa immediatamente come il bonus commerciale, però aiuta o potrebbe aiutare molto le imprese. E certo è nuovo debito per le imprese, ma essendo restituito dopo 2 anni e essendo pagati gli interessi di questa misura, e soprattutto essendo garantito dallo Stato e dalla Regione, gli imprenditori sono abbastanza certi di poter accedere a questi fondi quasi come fosse un fondo perduto, anche se non lo è. Lo traduco male, ecco, perdonatemi, ma questa è la sostanza. Per cui due misure che saranno messe insieme a una terza gamba, che è quella del microcredito, che pensa anche alle imprese non bancabili. Naturalmente il microcredito ha il gap che devono essere imprese istituite da non più di 5 anni, però certamente per le imprese non bancabili, cioè quelle in regola al 31/12 del 2019, è una boccata di ossigeno importante. Certo, facciamo con quello che abbiamo, chiedo scusa ai radioascoltatori, però è chiaro che il debito della Regione Piemonte è un debito importante.
tante, sono 9,5 miliardi di euro, 500 milioni di rate da pagare, minori entrate previste questo anno per circa 150 milioni, per cui pur comprendendo che non stiamo soddisfacendo tutti, e questo è purtroppo quello che è evidente, ma certamente stiamo facendo veramente tutto il possibile per aiutare il nostro tessuto imprenditoriale. Io devo fare una domanda all'assessore. È stato previsto qualcosa per i genitori che devono andare a lavorare, quindi per i bambini, per i centri estivi? Sì, sono previste delle misure anche sociali, e ve le posso tradurre rapidamente, sì. Perché diamo una mano a coloro che non hanno, ai lavoratori che non hanno altre forme di aiuto, dove diamo 8 milioni di euro, cioè tutti coloro che sono coperti da altri ammortizzatori sociali, aiutiamo il sostegno agli affitti con 15 milioni di euro per l'emergenza degli affitti, paghiamo i servizi delle reti dell'infanzia per i servizi non fruiti ma comunque pagati dalle famiglie con 15 milioni di euro, aiutiamo anche i disabili, i centri di giorno in particolare con 2 milioni e poi interveniamo anche sui centri estivi. Adesso non ho sotto mano la cifra precisa, ma interveniamo anche su quelli perché i centri estivi ripartiranno e credo che le mamme e i papà debbano avere un sostegno, ma soprattutto i bambini devono tornare a vivere, esatto, la loro vita. Certo. Questo per noi è una delle priorità assolute, perché l'aspetto emozionale di una vita giovane come quella di un bambino deve essere tenuta in considerazione tanto quanto le esigenze dei lavoratori. Dottor Tronzano, può dirci per favore dove possono rivolgersi, attraverso il portale della Regione Piemonte, per accedere a tutte queste informazioni? Le misure che partiranno prossimamente, quindi troverete tutto sul sito www.regione.piemonte.it. Le misure che mi riguardano sul sostegno di imprese, quelle attive, sono già presenti. Sì. C'è anche il fondo Bonus Piemonte naturalmente sul sito, e gli interessi che dicevo prima, per esempio a fondo perduto, partiranno dal 2 giugno per questioni meramente tecniche, perché adesso stiamo erogando il bonus e quindi le nostre piattaforme ci consentono un limite massimo di accessi, ma dal 2 giugno partiranno anche gli interessi che naturalmente saranno retroattivi, nel senso che chi ha fatto un finanziamento con la banca dal 13 di marzo in poi, che è la data del lockdown, sì, potrà accedere a questa misura anche se sono finanziamenti non garantiti dal fondo di garanzia. Io ho proprio una piccola domanda, poi passiamo la parola a Lorenza Morello. E allora, ci troviamo qui, adesso il raffronto con Fiat sarebbe facile, però anche poco opportuno. Diciamo che abbiamo notato che alcune di queste imprese invece hanno la sede operativa in Piemonte, ma la sede legale magari in altre regioni. Però è il contrario, nel senso che avevano già la sede legale ed operativa in altre regioni e in più si sono espanse e hanno aggiunto la sede operativa in Piemonte, no? E perché queste in qualche modo vengono escluse? Di fatto, anche se magari non pagano l'IRAP alla Regione Piemonte, però portano comunque ricchezza e occupazione nel territorio della Regione Piemonte. Perché abbiamo dovuto fare delle scelte, quindi questa è la nostra scelta, che la sede legale deve essere in Piemonte, perché la sede operativa comportava un ampliamento enorme della platea e quindi non potevamo permetterci di farlo. Quindi sempre regioni di bilancio, siamo sempre lì a sempre farci conti. La coperta corta, insomma. Capisco che non attira la curiosità dei cittadini perché è una materia complessa, eccetera, ma lo voglio dire con chiarezza, noi non stampiamo monete, soprattutto abbiamo una legislazione che è ancora quella pre-Covid, quindi non è che possiamo fare indebitamenti. Può fare solo lo Stato, la Regione deve fare il pareggio di bilancio. Chiaro. Lorenza? Sì, allora, due cose. Anzitutto, come tutti gli astanti credo sappiano, io mi connoto particolarmente perché è sempre quello che penso, senza troppi peli sulla lingua, Francesco non tremare, non ti faccio chiudere la radio, ma quindi due osservazioni. Siamo un po' preoccupati in effetti. Due osservazioni. La prima è che devo fare veramente un plauso meritorio per quella che anche sotto la direzione
dell'assessore Trossano, è una misura tra le poche in Italia che comprende le realtà delle aziende che hanno bisogno appunto in questo momento di una boccata d'aria, o meglio sia appunto che si esemplifica in uno stanziamento a fondo perduto. E quindi su questo, quando visto che avete seguito l'accordo anche grazie a, alle associazioni come Confesercenti, devo dire che sono stata veramente molto contenta della mia regione di provenienza, e quindi senza falsa piaggeria vi faccio i complimenti. Quello che però potevo iniziare con la critica, ma poi non arrivavo più credibile al complimento. No, quello che invece mi lascia perplesso, ma non è nei vostri confronti specifici, ma devo dire a livello di partisan, anzi ormai tripartisan, perché le parti politiche non sono più due ma sono molte di più, l'inconsapevolezza o la mancata presa di coscienza da parte di tutte le parti politiche di un problema fondamentale. Non si può pensare che un'azienda che è stata chiusa 2-3 mesi e che adesso, come diceva giustamente lei assessore, i soldi arriveranno. Per quanto riguarda le misure di mia competenza, le norme ci sono già, ma i soldi non ci sono ancora. E no, è vero che in Italia non è mai colpa di nessuno, perché le lungaggini amministrative e burocratiche sono il vero cancro di questo paese, altro che il Covid o robe di questo genere, e che ci affliggono da sempre e che se non cambiamo a livello strutturale continueranno ad affliggerci. Ma il punto è uno: come si può pensare che un'azienda che è stata chiusa, che ha continuato a maturare dei costi che sono stati semplicemente magari postergati, come anche nell'ultimo decreto si permette di dilazionare ulteriormente per 4 mensilità le spese che sono state sospese laddove si sia riusciti, debba pagare le tasse per dei periodi in cui è stato chiuso? Quello che un governo, tanto locale che nazionale, coscienzioso dal punto di vista anche del fatto che, come diceva giustamente lei, voi non potete stampare moneta, perché ormai con la BCE non lo possono più fare gli stati, e voi a livello regionale avete il vincolo di bilancio, come si può pensare che un privato che ha visto la propria attività chiusa, è portato a maturare dei costi, poi debba pagare anche delle tasse su un profitto che comunque ha avuto, e a maggior ragione in un momento come questo, dove lei lo insegna a noi, addirittura si paga l'anticipo sul profitto o sul guadagno ipotizzato per l'anno successivo. Se non pensate che le tasse per i periodi di competenza e di chiusura vadano del tutto abolite, quindi si rinuncia al periodo di riscossione e di imposta, mettete in difficoltà le aziende. Potete dare tutti i soldi che volete, ma non basteranno mai. Io parlo tutti i giorni con gente disperata che mi dice che non sa se gli costa di più riaprire, visto che deve mettersi a norma, oppure tenere chiusa, ma comunque tutti i debiti da pagare non sa come fare. Beh, questa è condivido al 100%. Non voglio scaricare responsabilità, perché me la assumo anch'io, perché faccio parte di questo mondo politico, perché tanto le persone che sono disperate non hanno bisogno di sentire scaricare le responsabilità. Il tema è quello che dice lei correttamente. Allora, per quanto riguarda la regione, per esempio, noi abbiamo un introito da una tassa importante che è il bollo auto. Abbiamo sospeso questo bollo auto fino al 30 giugno. Sospeso. Perché sospeso? Perché questa la nostra condizione è che noi abbiamo bisogno della cassa del bollo auto per portare avanti le nostre politiche. Quindi noi, non potendo fare ulteriore debito, perché le regole non ce lo permettono, e quindi c'è sempre la Corte dei Conti, c'è sempre la magistratura contabile, ci sono sempre le regole di bilancio ferre, abbiamo bisogno di introitare casse per poter poi pagare tutto quello che sono gli impegni. Quindi l'unica vera fonte nostra di introito è il bollo auto, 3 milioni invece dalla parte regionale dell'IRAP, perché è così che arriva la nostra manovra IRAP per la parte regionale, e
altri tributi non ne abbiamo. Abbiamo la possibilità, avremmo la possibilità di abbassare l'IRPEF addizionale, però l'addizionale IRPEF è legata al famoso DL35, quello che iniettò nel 2015 3,5 miliardi di euro di soldi concreti, cash, per pagare i debiti della sanità. Quella roba lì ci costò lo 0,8% dell'addizionale IRPEF vincolata a quella misura. Quindi la regione questo può fare e purtroppo non può fare altro. Quando lo Stato interviene con il DL rilancio e invece, per fare un esempio, dei 5 miliardi che le regioni tutte avevano chiesto allo Stato, ci dà soltanto 1,5 miliardi, di cui 500 milioni soli alla regione statuto ordinario, dove solo il Piemonte avrà minore entrate che riceve il limite di 150 milioni, lei capisce a che punto siamo. Allora, io fossi stato al governo, certamente avrei fatto meno manovre assistenziali e più manovre sulla parte fiscale, perché certo, è un concetto di società, di visione della società, ed è per questo che non è influente il voto delle persone, perché una certa parte politica legittimamente fa più assistenza e un'altra parte politica dà più attenzione alle imprese. Fosse stato un altro tipo di governo, probabilmente avrebbe abbassato le tasse e avrebbe dato meno ammortizzatori da altre parti. Perché? Diciamo che io i governi che abbiano abbassato le tasse non me le ricordo neanche. Nessuno se le ricorda. Però se me ne menziona uno, lei a casa. Cose, però non volevo entrare nel dettaglio, ma proprio per cercare di capire che abbassare le tasse sarebbe quello fatto a fare, perché sono le imprese che danno il posto di lavoro. Allora, per quanto riguarda la regione, per tornare quindi alle nostre responsabilità, abbiamo messo insieme una serie di misure, un po' a fondo perduto e un po' sull'aspetto del credito, perché pensiamo che sia lì il nocciolo della questione. Quindi la maggior parte dei soldi è stata dedicata al rilancio delle imprese e agli investimenti che dovremmo fare nel momento in cui passerà questa fase emergenziale. Quindi degli 800 milioni di euro, sostanzialmente almeno 650 sono dedicati alla parte imprese e un centinaio invece alla parte assistenziale. Questo è quello che la regione ha voluto fare. Naturalmente noi, non avendo la capacità impositiva autonoma, dobbiamo accontentarci e fare quello che possiamo con le risorse che abbiamo. Quindi qui però mi corregga se sbaglio, visto che lei parla di diminuire le imposte, per quanto riguarda i tributi di competenza del governo regionale, voi avete potere di determinare le aliquote, così come ce l'ha ad esempio il comune per quanto di propria competenza. Quindi quello non pensa che potrebbe essere un buon esempio di aumentare o diminuire di 0,92 l'aliquota base di 3,90. Adesso partirà un tavolo con tutto il Consiglio regionale proprio per cercare di fare una manovra sull'IRAP, di rimodularla, perché secondo noi adesso è giunto il momento e questo lo faremo. Mentre la questione dell'IRPEF, l'addizionale, che potrebbe essere il nostro facoltà a diminuire rispetto al 0,8, non possiamo farlo a seguito del DL 35 che ci diede 3,5 miliardi. Certo, quindi torniamo al problema che dicevamo all'inizio: se noi non liberiamo l'Italia da questo marchingegno diabolico che è l'imbriglio delle norme della pubblica amministrazione e la burocrazia, insomma, possiamo mettere chi vogliamo nella stanza di bottoni e non ne usciremo mai. Allora, purtroppo in Italia dobbiamo evitare di scaricarci di responsabilità uno con l'altro, perché poi diventa una guerra tra poveri. Quindi se lo Stato scarica sulle regioni, però al tempo stesso certo, chiede all'Europa. Però se non smerite, diventa difficile. Allora lo Stato dovrebbe dire all'Europa: socializziamo i debiti, e noi Stato con le regioni cerchiamo di socializzare anche questi, i loro debiti. Allora lì si potrebbe creare un rapporto di leale collaborazione, però senta, purtroppo sono sempre parole queste, quindi le lo so. E allora noi abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere fare. No, ma guardi, ho iniziato con la lode, non poi non si abitui, però te l'ho detto perché lo penso. No, ma
certo, perché sono veramente, abbiamo fatto di tutto, raschiato, abbiamo addirittura messo 200 milioni di euro di liquidità nei consorsi per le associazioni sportive, culturali, eccetera, che abbiamo pagato con la nostra cassa, che purtroppo era già carente da decenni, non si paga puntualmente, non i fornitori perché li paghiamo puntualmente, ma le associazioni, i comuni che potevano a loro volta pagare le imprese, quindi abbiamo messo 200 milioni di euro e da fino ad oggi ne abbiamo già pagati oltre 150, quindi mi creda, tutto quello che potevamo fare abbiamo provato a farlo, naturalmente con la nostra visione di società, che quindi è legittimamente criticabile. Però quando si parla con persone che hanno competenze è sempre un piacere dialogare, in questo caso è stato un piacere per me dialogare con lei. Grazie. Grazie Andrea, sei uno dei belli fortunati, sì, devo dire sì. Bene, siamo a disposizione di qualunque persona che voglia darci dei suggerimenti, abbiamo ascoltato tutti, quello è anche un altro aspetto che deriva da una gavetta che molti assessori hanno fatto nella parte politica. Io per dire dal 1990 che faccio il consigliere nel piccolo comune, nel grande comune, nella regione, e quindi siamo consapevoli di quello che ci circonda, e questo è un aspetto che io non voglio trascurare per chi fa politica, perché solo se tu hai veramente battuto marciapiedi, scusate la volgarità, ma nel senso che la politica ti porta a girare tanto e ascoltare tanto, allora puoi rappresentare realmente le parti di società, altrimenti se tu arrivi lì e non conosci perché sei stato catapultato è tutto più complicato. Assolutamente. La politica deve partire da un basso, invece molto spesso cade in basso sapere tutto, perché non succede, ma sapere che cosa c'è attorno a noi, quindi essere consapevoli, che è la cosa principale per poter decidere. Grazie mille. Grazie davvero. Se non ci sono più domande, io lascerei tranquillo l'assessore. Prima che non me ne venga un'altra. È importante poterle spiegare, quindi grazie per certo. Grazie mille, a presto. Grazie, a presto. Buona giornata. Grazie. Allora, ringraziamo anche la dottoressa Lorenza Morello per essere intervenuta. L'assessore. Grazie a voi. Ma prego. Lorenzo, è stato come sempre un piacere. Grazie al dottor Francesco D'Alessandro, segretario regionale della Feditalia Imprese Piemonte, e appuntamento tra pochissimo ancora qui su Radio Dream Fly, perché avremo un altro ospite importante, e cioè il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Ci vediamo fra poco alle 14:30. A tra poco. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Maria Vitale, bentrovati ancora insieme in diretta dagli studi di Radio Dream on Fly di Torino, e sono insieme al dottor Francesco D'Alessandro, segretario regionale della Regione Piemonte, appunto della Feditalia Imprese Piemonte. Siamo in collegamento con il Palazzo della Regione Piemonte e nella persona del presidente di Regione Alberto Cirio. Collegata con noi anche la dottoressa Morello, che salutiamo, buon pomeriggio a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e buonasera, grazie al presidente per aver accettato il nostro invito. Eccomi qua, grazie a tutti voi, buonasera. Presidente, allora, avevamo un po' alcune domande. Diciamo che è stato un periodo sicuramente difficile, inatteso per chiunque, anche per la gravità della situazione. Potevamo sicuramente immaginarci di tutto, anche una guerra, qualunque cosa, insomma, anche se qualcuno poi di fatto ce l'aveva anticipato, no? Diciamo, state attenti ai virus, mi riferisco a Bill Gates, eccetera, però
è stato sottovalutato perché è troppo lontano probabilmente in questo momento da quello che ci aspettavamo e dalla nostra mente, insomma. Allora, volevamo sapere un po' qual è il punto della situazione al momento dal punto di vista degli interventi della regione nei vari ambiti, soprattutto sanitario ed economico, e se sapete in realtà dei nuovi contagi in Piemonte, se questi sono contenuti all'interno dell'RSA oppure anche all'esterno, e che rischi ci sono in questo momento per una proroga di apertura per bar e ristoranti. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie di questa opportunità. Lei ha parlato bene di una guerra, perché questa è una guerra, una guerra vera e propria, che ha fatto prima le sue vittime nella sanità e nella salute, oggi rischia di fare le sue vittime anche nell'economia e nella società economica nostra, per cui ha tutte le caratteristiche di un evento bellico, e quindi dobbiamo esserne consapevoli, essere molto agguerriti, e soprattutto immaginare che noi oggi dobbiamo dare liquidità alla nostra regione, liquidità alle nostre famiglie, alle nostre imprese, perché come accade nei dopoguerra, la prima cosa è di riuscire a sostenere economicamente, si fece una volta il grande piano, che era il piano Marshall, che aveva quella logica lì, dare soldi perché la gente potesse spenderli un po' per sopravvivere, un po' per vivere, un po' per ripartire e rilanciarsi. Questo è un po' il quadro in cui noi ci poniamo oggi. Il quadro innanzitutto deve avere gli occhi puntati sugli indicatori della sanità. C'è sempre il collega pugliese Emiliano che dice, lo chiama il cruscotto, è come se avessimo un cruscotto davanti con tanti indicatori, e noi dobbiamo guidare la macchina del Piemonte con un occhio alla strada e dove dobbiamo andare, ma un occhio anche al cruscotto, perché il cruscotto è quello che ci dice come sta la salute del nostro Piemonte. Oggi gli indicatori si confermano essere tutti positivi. Positivi è un termine peraltro facilmente equivocabile oggi, il termine positivo è diventato negativo, nel senso che i nostri numeri sono numeri buoni, numeri che ci dicono che il percorso di uscita dal coronavirus è un percorso che si conferma giorno per giorno. Sì. Lo dicono i numeri della terapia intensiva, lo dicono i numeri dei decessi, lo dicono i numeri dei ricoverati per inizio sintomi. La curva è totalmente decrescente e continua a essere decrescente, anche se oggi possiamo toccare con mano gli effetti della riapertura del 4 maggio. 4 maggio la gente è tornata a lavorare. Sì. Oggi a distanza di 15 giorni vediamo che i numeri continuano ad avere un trend positivo. Non dobbiamo guardare i numeri isolati giorno per giorno, perché altrimenti rischiamo di averne un'immagine che non è completa, non è corretta. Mi riferisco ai numeri di ieri avevamo 166, se non ricordo male, contagi positivi. Oggi in Piemonte, di preannuncio, con 6.600 tamponi fatti abbiamo 106 casi positivi, quindi meno 60 rispetto a ieri. Certo. Perché, come lei ha ben evidenziato, bisogna guardare i numeri innanzitutto rapportandoli ai tamponi effettivamente processati, ma poi a dove i tamponi sono stati fatti, perché ecco, vedo il dato della città di Torino di ieri venivano censiti 40 casi positivi su Torino, 30 di questi erano all'interno dell'RSA, quindi vuol dire che i dati vanno analizzati anche a seconda della loro provenienza, perché è evidente che se li vai a calcolare all'interno di aree particolarmente a rischio, particolarmente fragili, tu hai dei numeri che sono numeri condizionati da questi fattori. Quindi anche il numero dei contagi, anche la curva dei contagi ci dice che siamo in continua discesa, non abbiamo al momento soglie di allerta, nel senso che noi ci basiamo su due monitoraggi, uno romano che viene fatto sulla base di una serie di indicatori. Io ho in mano proprio adesso il report che ci verrà formalizzato nella giornata di domani. Noi settimanalmente riceviamo una sorta di pagella dal Ministero della Salute che ti dice i valori di allerta e ti dice i valori di soglia. Questa pagella sabato scorso ci ha detto che il Piemonte era a rischio basso, mentre tre altre regioni nello specifico erano a rischio medio. Noi abbiamo trasmesso da sabato scorso fino ad oggi, lo facciamo tutti i giorni, questi indicatori, e domani avremo la pagella di questa settimana, che però pare a oggi essere in linea con tutti i valori di rispetto, così come le preannunciavo, per cui immaginare una proroga dei bar
della chiusura dei bar oggi penso che sia totalmente infondato. I bar apriranno regolarmente sabato mattina. Abbiamo già voluto mantenere una cautela maggiore di questi 5 giorni, che però è stata utile prima per due valori, cioè per due elementi: uno, perché ha permesso agli operatori di adeguarsi alle normative di sicurezza; due, perché ci ha dato 5 giorni in più per avere 5 giorni di cautela maggiore per un aspetto, quello dei bar e dei ristoranti, che ha una socialità molto, molto elevata. Ma ne aggiungo un terzo: abbiamo visto anche cosa è successo nelle altre città, cosa è successo a Milano, cosa è successo in Veneto. Sì. E questa mattina abbiamo avuto un lungo incontro col prefetto, col sindaco di Torino e con le forze dell'ordine, perché vogliamo prevenire due fattori: uno, l'effetto movida. Esatto, bravo presidente. Sì. Andremo a prevenire con ogni determinazione, con ogni rigore. Non è ancora il momento della movida, è il momento di riprenderci qualche spazio di libertà che ci è mancata. Possiamo fare l'aperitivo con gli amici, possiamo mangiare il gelato nelle nostre città, ma la movida intesa come lo stazionamento e la festa in piedi davanti ai locali non va fatta. Ecco. Dice uno che la movida la ama, ma proprio perché la ama e la vuole rifare a breve, dice che non è ancora il momento di farla oggi. Così come non è il momento, non me ne vogliano i centri commerciali, di andarsi a chiudere sabato e domenica all'interno di un centro commerciale portando per mano i nostri figli e magari anche i nostri nonni. Quello non va bene oggi. L'assembramento noi lo eviteremo con ogni forza. Il prefetto ha garantito un presidio delle forze dell'ordine, ma ci sono delle belle giornate, ci sono delle piazze, ci sono dei parchi, ci sono dei giardini, ci sono dei prati, andiamo a passeggio, stiamo meglio, facciamo respirare meglio i nostri figli, evitiamo gli assembramenti e soprattutto mettiamo la mascherina. Sono d'accordo, mascherina, presidente, su questa soluzione. Per chiudere, la mascherina va messa sempre. Noi renderemo obbligatoria, farò un'ordinanza nelle prossime ore che annunceremo domani, illustreremo domani, perché la mascherina sarà obbligatoria in tutti i centri commerciali e in tutte le pertinenze dei centri commerciali. Oggi è già obbligatoria anche all'aperto, dove non puoi garantire la distanza di 1 metro, ma visto che ci sono questi rischi in aria e noi non vogliamo correrli, noi imporremo l'utilizzo della mascherina sempre, da quando parcheggi la macchina a quando riprendi la tua macchina per andare in un'area commerciale. Chiaro. Volevamo capire una cosa solo: i nuovi contagiati, adesso insomma sembra appunto che siano poco più di 100 oggi, verranno poi in qualche modo, sono ricoverati in ospedale, sono in struttura, sono a casa? Ma guardi, noi abbiamo approvato proprio la scorsa settimana il contact tracing, cioè sarebbe il tracciamento dei contatti, che è proprio quello che serve. Tracciamento dei contatti vuol dire: se individuo Cirio positivo, Cirio immediatamente lo metto in isolamento. Perché oggi siamo in grado di farlo e a febbraio non lo eravamo? Innanzitutto perché oggi hai l'esperienza di sapere di cosa parli, mentre allora non si sapeva di cosa si parlasse. Ricordate l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, certo, che per settimane hanno detto che i tamponi andavano fatti soltanto ai sintomatici e che quindi agli asintomatici non andavano controllati neanche nei contatti. Poi è cambiato questo orientamento perché anche la scienza ha fatto i suoi passi e ha approfondito la natura vera del coronavirus. Ma oltre a questo aspetto c'è l'aspetto che è più strutturale: noi non avevamo la medicina territoriale in Piemonte. In Piemonte non c'era un sistema sanitario in grado di garantire quella rete territoriale, per cui se uno si ammala a casa sua, viene visitato a casa sua, immediatamente isolato e immediatamente viene curato prima che si aggravi. Perché la sanità piemontese è una sanità di assoluta eccellenza negli ospedali, tant'è che in poche settimane sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva, triplicati quelli di subintensiva e sono state curate tutte le persone che avevano bisogno. Ma dove il sistema è mancato, è stato carente, era nella medicina di territorio, che si declinava da una parte nella capacità diagnostica di fare i tamponi, perché noi avevamo 2 laboratori operativi in Piemonte a febbraio, perché quando la regione ha dovuto rientrare nel piano di rientro, mi perdono il gioco di parole, della sanità, cioè ha dovuto tagliare, e una delle gambe dei tagli era la rete dei laboratori, chiamata
chiamata accorpamento, riorganizzazione. In Italia quando si dice riorganizzazione è per non dire chiusura, tant'è che noi abbiamo chiuso, noi, chi governava la regione allora, ma a me non interessa puntare il dito, e che l'esercito che io ho trovato dopo 7 mesi che governavo il Piemonte era un esercito in cui erano stati aperti soltanto 2 laboratori. Oggi ne abbiamo 23, le dicevo, oggi abbiamo processato 6.600 tamponi, ci prendiamo anche il lusso di processarne 100 per la Valle d'Aosta perché sono in difficoltà e quindi diamo anche una mano a volte alla Liguria, a volte alla Valle d'Aosta, perché siamo diventati la seconda regione d'Italia in grado di fare tamponi in rapporto al numero di abitanti. Perché io leggevo questi, che questi sono numeri importanti che però hanno voluto dire lavorare con impegno e determinazione a recuperare quello che negli anni passati si era chiuso. E vi aggiungo un ultimo pezzo: abbiamo firmato l'accordo con i medici di base, perché i medici di base sono preziosissimi, sono 3.500 medici che oggi hanno un contratto con la regione Piemonte, all'interno del quale è previsto che se Cirio ha i sintomi, loro lo isolano, loro chiedono il tampone senza che a chiederlo siano i servizi di igiene territoriali, ma lo fa direttamente il medico, e il medico isola anche i contatti stretti della persona. Questo vuol dire curare prima e isolare subito. Perfetto. Ciao. Lorenza. Lorenza Morello, prego. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, faccio una premessa: molto apprezzato la chiarezza espositiva sia sua che dell'assessore Tranzano, che abbiamo avuto modo di sentire qui poche ore fa, e devo anche complimentarmi, e chi mi conosce sa che la piaggeria non è proprio nelle mie corde, per cui sono molto oggettiva nelle analisi, per il fatto che siamo in Piemonte, siete stati tra le poche regioni ad avere abbastanza coscienza del fatto che senza uno stanziamento a fondo perduto alla fine dell'anno purtroppo moriranno più persone di fame che non di Covid. Vede, lei mi parla di dati scientifici, di evidenze e di cose, su questo potremmo stare a discutere lungo tempo. Io non sono un medico, però l'unica cosa che so è che leggendo un po' tutte le informazioni, un conto è parlare di morti di Covid e un conto è parlare di persone morte con il Covid. Quello che invece so molto bene per esperienza personale, perché io lavoro da 20 anni con le aziende e interloquisco con gli imprenditori tutto il giorno, è che siamo davanti, nonostante le vostre riforme virtuose, questo lo ripeto, a un momento di grave difficoltà, soprattutto per il ceto produttivo della nostra regione. Una regione che, da quello che mi dicono i numeri, ma lei li conosce sicuramente meglio di me, rischia di non vedere più aprire 13.000 attività legate al turismo, e chissà quante altre dovranno sobbarcarsi dei costi che saranno molto superiori agli introiti che avranno nei prossimi mesi, perché penso che l'ultimo pensiero degli italiani sarà appena riaprono più andati tutti al ristorante. A margine di questo, le ripeto una domanda che ho già fatto questa mattina all'assessore Tronciano: perché non ho ancora sentito assumere da nessuna parte politica, perché io non ho appartenenze, per cui parlo con lei come potrei parlare con i suoi colleghi del Movimento 5 Stelle o del centro-sinistra, indifferentemente, per cui parlo al politico che regge e che governa la regione, così come parlerei a quelli di livello nazionale o locale. Non c'è la coscienza che non si può far ripartire delle attività che sono state chiuse per dei mesi, dicendo loro che dovranno comunque pagare le tasse per i mesi per cui sono state chiuse, quindi dove non hanno avuto profitto, hanno continuato a maturare dei costi che, anziché essere anche questi annullati, sono stati sospesi o postergati, e addirittura con una acrimonia da parte dell'Agenzia delle Entrate che, a fronte di una dilazione di 3 mesi, si ha il diritto di avere 2 anni in più di retroattività, come se tutti gli imprenditori fossero delinquenti. Ora, io so bene che ciascuno ha le proprie responsabilità, voi come governatore di regione avete il vincolo del bilancio, però lei capisce anche che se nessuno va a Roma a battere i pugni e a far capire questa che è una necessità reale, perché se non riparte l'economia reale, voi potete mettere tutti i fermi e tutti i vincoli che volete, ma lo ripeto, il dato sanitario farà ridere rispetto alle persone che purtroppo stiamo già vedendo iniziano a togliersi la vita perché non sanno più cosa mettere in tavola per i loro figli. Abbiamo il presidente che può rispondere se ha sentito. Sì, ho sentito. Io capisco i problemi perché li vivo, io faccio anche l'imprenditore. Ho dovuto andare a
anch'io come tanti in banca, perché io produco nocciole, immaginate voi, sì, un prodotto mio va a finire nei gelati, le gelaterie sono state chiuse e quindi noi abbiamo avuto una contrazione degli incassi in tutti questi mesi, sì. Però le faccio questo esempio per dirle che i noccioletti vanno lo stesso gestiti e bisogna spendere pensando che ad agosto raccoglierai le nocciole e spererai che qualcuno te le compri. Questo è una sensazione, uno stato d'animo che io sento prima che come presidente di regione, come imprenditore che mi trovo a che fare con queste problematiche, con la certezza che io se andrò in banca a chiedere i soldi me li daranno se saranno sicuri che posso restituirli. Quindi c'è una bella battuta che dice che in banca ti danno i soldi solo quando sei riuscito a dimostrargli di non averne bisogno, ed è un qualcosa che ci deve far riflettere e ci deve anche far capire come le misure che ha adottato il governo, seppure sulla carta avevano i numeri per poter funzionare, alla fine non hanno garantito i loro effetti sul territorio, perché le banche ti danno i 25.000 euro se sei bancabile, ma il problema di essere bancabile vuol dire che se io sono bancabile vuol dire coi soldi, quindi non ho bisogno della banca. Noi dobbiamo invece aiutare proprio quelli che bancabili non sono, quelli che faticavano magari già anche un po' prima e che oggi rischiano di ricevere il colpo di grazia da questa crisi. Però dobbiamo essere molto positivi, dobbiamo infondere positività, soprattutto se lei mi parla di turismo, perché il turismo, io vivo in un'area molto turistica, mi sono occupato, il mio avvicinamento alla cosa pubblica arriva proprio dal fatto che mi occupavo di turismo dal 1994, che ad Alba mi occupo di promozione turistica delle Langhe, e devo dire abbiamo fatto tanti passi avanti, e poterle dire che qualche giorno fa i tour operator tedeschi hanno confermato molti luglio nelle Langhe mi ha fatto capire che il Piemonte sta uscendo, che ne stiamo uscendo e che se riusciamo a sopravvivere, perché proprio oggi si tratta di sopravvivere, poi potremo tornare a vivere. Ecco perché noi abbiamo stanziato soldi a fondo perduto, lo abbiamo fatto anche attraverso un'iniezione di liquidità che accrediterà a partire da lunedì somme che possono apparire piccole, ma che piccole non sono, perché 60.000 aziende del Piemonte verranno aiutate a ripartire, ad adeguarsi alle nuove norme, a comprare attrezzature, penso soprattutto ai bar, penso ai ristoranti, ai servizi alla persona, a tutti quei soggetti che sono vitali, perché le nostre città vivono, perché ci sono gli esercizi commerciali aperti, perché ci sono le attività di somministrazione aperte. Io quindi condivido pienamente con lei questo aspetto, mi sto battendo, però dobbiamo farlo tutti insieme. Io sono stato fino alle 4 di mattina sabato notte a discutere, mi creda, animatamente col presidente del Consiglio Conte sulla necessità che le linee guida per le riaperture potessero garantire sì la sicurezza ma anche l'operatività, perché riaprire non vuol dire lavorare, riaprire vuol dire rimettersi in gioco, ma se io non sono nelle condizioni di avere delle linee guida che mi permettano di fare il mio lavoro, io non potrò mai farlo. Gli imprenditori piemontesi, e questo mi ha fatto molto piacere perché siete straordinari, mi dicono non quando apro ma come apro, perché c'è la consapevolezza di voler garantire la salute ma nello stesso tempo di garantire un servizio di qualità. Quindi noi dobbiamo non mollare la presa e lavorare anche guardando non solo a Roma, ma le prego di credermi, anche a Bruxelles. Io sto lavorando molto di più a Bruxelles che non a Roma, perché a Bruxelles c'è la possibilità davvero di poter avere questo investimento significativo. Noi abbiamo bisogno di una iniezione di denaro contante sulle nostre attività, perché se non riusciamo a fare questo davvero conteremo i morti economici, che io temo siano tanti, però glielo dico pur con la consapevolezza che abbiamo tutte le carte in regola per uscirne più forti di prima. Sì, per quanto riguarda Bruxelles, tra l'altro lei insegna a me che in realtà tutto anche questo grande discorso che è fatto in questo momento attorno alla BCE, la BCE se volesse potrebbe stampare denaro e darlo, perché non avendo il vincolo di bilancio, quindi essendo esente da rischio di fallimento, noi non avremmo neanche la necessità di darglielo indietro, quindi quello sì che potrebbe essere un'erogazione a fondo perduto. Però le ripeto la domanda, perché forse prima ho parlato troppo e quindi non è stata chiara poi la mia domanda di fondo. Non capisco come mai, soprattutto da una persona come lei, che appunto è anche imprenditore, e non viene la consapevolezza che bisogna pretendere da questo Stato, sulle cui capacità purtroppo ho delle dubbie amministrative e politiche, l'abbattimento totale
molto non ci sperando. Sono d'accordo, tant'è che tra le richieste che la conferenza delle regioni all'unanimità ha segnalato a Roma è proprio quella del blocco, totale, ma che non vuol dire che te le pago dopo, vuol dire che non te le pago più. Tu rinunci al periodo di imposta. Esattamente, ma dal momento che rinunciare al periodo di imposta per l'equilibrio di bilancio dello Stato vuol dire garantire quelle entrate con altri fondi, gli unici fondi possono essere questi dell'Europa, perché altri non ce ne sono. È per questo che va fatta su due fronti la battaglia, però sicuramente riuscendo a far sì che l'imposizione fiscale, quantomeno rapportata al periodo blocco, al periodo ripartenza, venga azzerata, anche perché pagare le tasse su aziende che non hanno potuto lavorare è una follia, non ha nessun senso far pagare le tasse 100 e poi darti un bonus 20, siamo nel controsenso, nella schizofrenia istituzionale, noi dobbiamo avere una misura molto chiara e vi ripeto che però, visto che lo Stato da qualche parte i soldi li deve prendere, altrimenti non paga più lo stipendio ai suoi dipendenti e non paga più la benzina delle macchine delle forze dell'ordine, per fare due esempi, l'unico luogo è Bruxelles, e credo, spero, dal momento che il problema non è solo italiano, perché se il problema fosse solo italiano mi credo avrei poche speranze, dal momento che il problema è anche francese ed è anche tedesco, io credo che questa volta, perché devono risolvere i loro problemi gli altri, potremo risolvere anche i nostri. Bene, speriamo. Bene, Io spero che continuerete questa volta, perché anch'io la ritengo fondamentale e la ringrazio molto e le faccio anche tanti auguri per tutto il nostro Piemonte. Io ringrazio tutti quanti voi, adesso torno ad occuparmi proprio di turismo, perché stiamo chiudendo il piano del turismo che presentiamo inizio settimana prossima con tutti gli interventi di incentivi, di sostegno e anche di promozione, perché il Piemonte c'è. Facciamo un appello anche a lei, che abbiamo fatto stamattina all'assessore Tronzano. Allora, per quanto riguarda alcuni settori, ovviamente è sempre il discorso della coperta troppo lunga o troppo corta, no? E è stato deciso poi di dare questi contributi a fondo perduto solo alle società, alle aziende che hanno la sede legale all'interno del territorio piemontese, e non anche a quelle che da altre regioni. Abbiamo perso? Sì, aveva detto. C'è ancora. Ah, no, temevamo per la sua caduta telefonica. Sono caduto. Ma tu senti bene? Sì, sì, okay, sì, okay. Sento perfettamente. Quindi altre aziende che in realtà, essendo nate in altre regioni e quindi conservando la sede legale in altre regioni, poi hanno investito anche in Piemonte, hanno messo ovviamente una sede operativa, come si fa normalmente, quindi non c'entra nulla il discorso Fiat né è paragonabile lontanamente, cioè aziende italiane che esistono per esempio a Roma e che poi decidono di aprire una sede operativa a Torino, ovviamente l'IRAP la pagano a Roma, però comunque tutta l'attività produttiva la fanno qui, l'attività occupazionale viene coperta qui in Piemonte. Ecco, ricordiamoci anche di loro, capisco che la coperta è troppo lunga, troppo corta, però di fatto il contributo dovrebbe andare anche a loro, a prescindere dal fatto che abbiano una sede legale in un'altra regione, l'hanno messa qui quell'operativa proprio per portare ricchezza anche qui. Sì, la nostra è una scelta che deriva dal fatto che con le risorse che avevamo dovevamo prendere delle decisioni, certo. E la prima decisione è che io prima aiuto le aziende che hanno sede in Piemonte e poi penso ad aiutare anche le altre che pure in Piemonte magari operano e che sono sicuramente importanti e preziose, però quando uno deve governare deve saper decidere, decidere, certo, in fretta. La priorità nostra è stata di darlo ai piccoli e a quelli che stanno qui da noi, quelli che hanno la partita IVA qui da noi, quelli che ogni anno in cui la regione andava a chiedergli soldi per pagare l'IRAP o per pagare le tasse li versavano puntualmente. Oggi sono loro a chiedere un aiuto alla regione e la regione non può dimostrarsi sorda a queste, certo, richieste. Assolutamente. Bene, grazie. La lasciamo alla sua attività, credo sia frenetica in questo periodo, Presidente. Intanto la ringrazio anche a nome degli ospiti che abbiamo avuto anche qui oggi, il dottor Francesco D'Alessandro, la dottoressa Lorenza Morello, grazie per aver accettato il nostro invito e le auguriamo buon lavoro. Grazie a tutti quanti voi, torno ad occuparmi di turismo. Buon lavoro, grazie. Grazie. E grazie anche a Lorenza, che saluto subito. Lorenza, la dottoressa Morella è già andata via, perché non l'ho più sentita. Grazie al segretario.
Grazie. Regionale. Sì, stavo aprendo telefoni, mollo telefoni. Regionale della Regione Piemonte e del Piemonte per Fedita alle Imprese. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Naturalmente questo nulla vieta che avremo altri appuntamenti sempre con personaggi che in questo momento hanno un ruolo davvero importante. Ma adesso c'è un altro ospite, no, che già ci ha raggiunto qui. Dopo l'assessore Tronzano, dopo il presidente Cirio, c'è il fantastico Francesco Ciano, no? Niente poco di meno che hai pochissimo tempo. Ho pochissimo tempo, sì, esatto. Vabbè, vi organizzate un attimo. Sì, certo, grazie Francesco. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao a tutti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamon Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamon Fly. Senza male niente.
realtà. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto a me non mi piace. Io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume e pensare che sì. Che ti fa risplendere davanti a me. Sei luce di stella, permetti la vita, qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo, così come se la luna sapesse che stiamo guardando. Potrebbe decidere chi non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa, invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza è magica e lancerei il mondo, lo riprende a loro. Dream on Fly Radio. Notizie. Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo dunque che per lavori questa sera dalle 23 sino alle 6 di domattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori sarà chiuso lo svincolo di Borgone per i veicoli in direzione Torino. E ancora vi anticipiamo che questa sera dalle 23.55 sino alle 4.30 di questa notte, per lavori, si viaggerà a senso unico alternato al traforo del Ferjus. E con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, vi invitiamo a seguirci su Twitter e a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dreamfly, con noi fai decollare la tua impresa. Le precipitazioni vanno via via diminuendo, ma il tempo resta comunque instabile su buona parte delle nostre regioni, specie centro-meridionali. Al mattino qualche precipitazione avrà ancora luogo al centro-sud, specie sui litorali abruzzesi e molisani, sul Gargano, sulla Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre andrà meglio altrove. Nel pomeriggio residua instabilità al sud, sia pure con fenomeni non particolarmente intensi e a carattere irregolare. Piogge possibili anche su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Sardegna settentrionale, con poche variazioni sui restanti settori con più sole. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Disco novità, lo spazio dedicato ai singoli nuovi con Andrea T. Quest'oggi riprendiamo un brano di un comico che ci aveva già fatto ballare tanto con C'è da spostare una macchina qualche tempo fa. Bene, ritorna Francesco Salvi, questa volta lui dice metti la mascherina. Disco novità. Fate tutti attenti, state attenti. Mette la mascherina.
la impongo, crolla tutto il mondo, senza mascherina non esiste medicina. Gira, gira in tondo, crolla tutto il mondo, senza mascherina non esiste medicina. Allora, state a casa, mangiate a casa, bevete a casa, respirate a casa. Ricetta, mossa al volo, fate la mossa al volo. La mossa al volo cosa vengono? Si distingue dalla mossa al volo marina perché non nuota, non nuoto. Mascherina e quattro formaggi. Non lavate la mascherina per una settimana e poi con la profumazione ci siamo. Sì, stia dentro. Stia a casa. Stia a casa. Stia a casa. Stia a casa sua, non da me. Stia a casa sua. Vongole, vongole, spiridioni, spiridioni, nulla zeni, nulla tenenti al forno. Pane, 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 cane, cane, cazzini, pini. Tieni pini al forno, tieni pini più. Molla la mascherina. Rimbocchiamoci le mani. Me la dai o no, me la dai sì o no, la mascherina. La mascherina. A te, bravo. Fa paura, 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 fa paura. Non fa paura, 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 non fa paura. Decollare la tua impresa. Un caro saluto a tutti amici da Marina Vitale, bentrovati, siete su Radio Dreamonfly. Oggi è giovedì e come tutti i giovedì noi incontriamo i professionisti. Quello del giovedì lo conoscete molto molto bene, non potevamo rinunciare all'appuntamento, dunque a raggiungerlo telefonicamente ho con me l'uomo della sicurezza, Francesco Ciano, che saluto subito, bentrovato, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Francesco, No, ma... non resisti. Ma tu non puoi dirmi queste cose. Non puoi dirmi queste cose prima di cominciare a fare la nostra trasmissione, capisci? Io allora aspetta, no, dobbiamo. Allora, abbiamo un dovere nei confronti delle persone che ci ascoltano, degli ascoltatori. Allora io ho detto: Francesco, sei pronto? Possiamo andare? E lui mi ha detto: sì, ho appena fatto una corsetta di riscaldamento solo. Cioè, ma non puoi dirmi queste cose. Ma sì, dai. Io ti ho detto, manteniamo alto l'umore. Dove l'hai fatta? Intorno al tavolo l'hai fatta la corsetta? Buongiorno, dai, buongiorno a tutti. Buongiorno, guarda, è un piacere sentire, fai andare via anche la voce, una persona che ha sempre dei buoni motivi per guardare avanti. E che cosa sta succedendo, Francesco? So che stanno succedendo delle cose molto interessanti. Sì, diciamo che insomma, questo periodo di calma apparente insomma sta per me proficuo dal punto di vista dei progetti che avevo in campo. Primo tra tutti era insomma uno dei miei sogni, era quello di creare una TV, quindi una TV dedicata al mondo della sicurezza, quindi siamo riusciti a partire con PSDB. Quindi c'è stato, sì. Cosa vuol dire quindi... PSDB? Scusa, è un acronimo? È un più del più, apparente perché l'azienda si chiama Più Sicurezza, quindi però non potevo scrivere Più Sicurezza, quindi ho fatto più, è stata sicurezza e TV, quindi quello è. PSDB, bello. Quindi siamo partiti quindi con appunto la WebTV col canale dedicato. Ho girato fino a ieri non con poche difficoltà, perché girare il video da solo è un po' un problema, sì, certo,
sono andato in ufficio, sembravo insomma un po' accampato, perché apparentemente ho dovuto montare telecamere, ho dovuto montare tutto da solo. In realtà sono andato l'altro ieri e ho fatto il primo montaggio, poi alla fine della giornata, quando ho montato tutto, ho scoperto che praticamente all'interno delle immagini c'era una cosa che non ci doveva essere, quindi ho dovuto tornare domani e rifare tutta questa serie di 15 video, quindi è stata veramente pesante. Adesso saranno montati e saranno messi online, però l'obiettivo non è comunque mettere solo esclusivamente i miei video, perché insomma, nonostante siano bellissimi, non avevamo dubbi, ma coinvolgere tutti gli operatori della sicurezza e quindi fare un grande contenitore, quindi con tutti i vari contenuti, che chi vuole va e si preleva quello che gli serve nel mondo della sicurezza, insomma. Sono praticamente, cerchiamo di capire, perché ovviamente quello che ci stai dicendo è una novità, è appena nata, sì. E quindi non ho ancora avuto modo di vedere, sono dei tutorial praticamente? Sì, sono dei tutorial, quindi io adesso ho già fatto dei tutorial, che ne so, faccio vedere come cambiare una batteria di una centrale d'allarme, come funziona un nebbiogeno, che differenza c'è tra una telecamera che compri sul web e quella installata da un professionista, insomma tutte queste cosine qua, come dire, tutte cose, domande che sembrano scontate, ma per raggiungere l'obiettivo ho chiesto a delle persone che non capiscono nulla di sicurezza, come me, ecco, sì, ma che cosa ti piacerebbe sapere? Fai conto che non capisci niente. E quindi mi hanno fatto tutta una serie di domande, dove io ho estrapolato le domande e ho fatto dei video spiegando queste cose. Bravo, bella idea, utile. Sì, diciamo un po', come dire, un po' con un po' di difficoltà, perché un conto è parlare alla radio, un conto è parlare di persona, un conto è registrare. Sì. Insomma, non è, nonostante non ci sia nessuno davanti alla telecamera, è sempre un ma tu sai che ci saranno insomma, io con i congiuntivi ho bisticciato da piccolo, quindi insomma non è che li azzecco tutti, e quindi è sempre un po' un problema per me, però pazienza, il senso che conta è l'obiettivo, è quello di far aumentare il livello di sicurezza, e spero di riuscire. Dove la troviamo? Come possiamo fare per vedere questi tutorial? Allora, i tutorial saranno appunto sul canale di TV Dream on Fly, che c'è proprio il canale dedicato PSTV, quindi il perfetto, canale della sicurezza. Sì. E in più sul canale YouTube di Più Sicurezza, dove ci saranno presto tutti i video, poi adesso man mano che saranno montati sarà mia cura spammarli a livello mondiale. Siete due ottimi maestri, tu e Francesco, così non ho detto niente di particolare. Francesco, va bene. No, tra l'altro insomma ho sentito anche l'intervista che hai fatto prima, che sì, ho avuto piacere condividerla, diciamo, la vediamo sotto lo stesso punto di vista, insomma. Beh, abbiamoci un po' tutti da fare. È vero. Beh, insomma, quello che si sta cercando di fare qui, anche attraverso la radio, è cercare di parlare al più grande numero di persone possibili, no? E poi, perché no, se arrivano anche dove devono arrivare queste parole, meglio ancora, no? Sì, parte parole positive, gesti positivi, far vedere che le cose si possono fare. Che le idee non mancano. Le idee ne mancano, il divano è comodo, ma alziamo il culo dal divano. Esatto, mentre invece, bravo, mentre tu ti diletti con le autoriprese, quelle che poi diventerai man mano sempre più bravo, ma poi finirà questo momento in cui dovrai fare tutto da sola, quindi ci saranno anche altre persone più specializzate, non per sminuire il tuo lavoro, per carità, però magari con più comodità, no? Fare le riprese sarà più bello, no? Più bello, più rilassante anche per te. Sì, io diciamo i video che avevo fatto in precedenza, che ci sono su YouTube, erano fatte comunque da dei professionisti, che hai la telecamera, c'è la persona c'è quello che sente l'audio, c'è esatto, le luci. Invece quando sei da solo registri e poi no, questo non si sente bene, sono indietro, e poi no, ho guardato tutta la casa, è un disastro. Comunque, però ti stai divertendo anche, dai. Sì, è una bella esperienza. Questa è una delle tue tante esperienze. Invece c'è una ultima fatica che è andata finalmente in porto, ce ne vuoi parlare? Finalmente sono riuscito ad avere le prime copie, anche lì un po' a fatica, perché le avevo ordinate già 10 giorni fa e praticamente sono arrivate solo adesso, insomma, per evidenti problemi con
con i Corrieri, quindi sì. Sono arrivate le prime 10 copie del mio ultimo libro, che si intitola Stop Stalking, 100 segreti per diventare uno stalker. Sì. Sì. Perché poi in realtà non sono 100 i segreti, ma sono 270. Hai capito. Quindi un bel libro, quasi 500 pagine, bello, importante, e come al solito quando faccio le cose spero che sia utile. Sì, questo, difatti tutti i tuoi libri hanno un'utilità, ma anche soprattutto sociale, perché insomma non è che parliamo di bruscolini o di come piantare il basilico in giardino, che può essere sì. Anche utile eventualmente, sì. Ma della prefazione non ci puoi ancora dire nulla di questo libro? La prefazione l'ho voluta fare da una persona, insomma, che lei è, come dire, forse era più contenta di me, ma io più contenta di lei, perché lei si chiama Lidia Vivoli ed sì. È una sopravvissuta, una ragazza siciliana sì. Che è veramente sopravvissuta fingendosi morta. Mamma mia. E quindi è riuscita a sopravvivere. Diciamo che il suo stalker è comunque quello che ha tentato di ucciderla al momento ancora in carcere, sì. Però insomma lei combatte questa battaglia, perché dice giustamente che non è lei che si deve nascondere, non è lei che deve cambiare vita, ma comunque devono far qualcosa per il modo in cui, quando esce poi dal carcere, questa persona non deve più avvicinarsi a lei. Certo. Si è creata una famiglia, quindi con altri figli, prova a fare una vita normale, nonostante poverina vive anche in una terra dove il lavoro non è un granché, quindi esatto. Lei rimane senza lavoro, quindi, però è una guerriera, quindi io ringrazio lei. E anche poi, poi c'è, apparentemente sono riuscito ad avere la presentazione di una persona comunque conosciuta all'interno di Fedeltà l'impresa, che è il cavalier Franco Antonio Pinardi. Sì. Che praticamente dopo che ha letto il mio libro mi ha chiesto: ma guarda, se ti posso aiutare. Ho detto: guarda, volentieri, valuta un attimino, se mi fai una presentazione aumenta, come dire, il livello di prestigio del mio libro. E nonostante tutto mi ha dato anche il patrocinio del Tribunale Arbitrale, della Confederazione dei Giudici Tributari e della Confederazione dei Giudici di Pace. Quindi, e questo è importante, perché sì. Può essere uno strumento utile per chi non deve o comunque deve reagire allo stalker, chiaramente. Sì. E poi certifica, insomma, che non ho scritto troppe cavolate nel libro. Figurati. Allora, hai fatto un lavoro importante, Francesco, perché tu ridi sì. E scherzi, però sei una persona che sente molto il problema, come padre, come uomo, nei confronti soprattutto delle donne, anche se esistono anche delle stalker donne, ma sono una misura molto molto inferiore rispetto a quello maschile, purtroppo. Io volevo solamente dire che quello che hai fatto è un lavoro fondamentale, importante, che potrà aiutare moltissime donne a reagire. Sì, diciamo che adesso che sono arrivate le prime copie, come prima cosa ho obbligato le mie figlie certo, a leggerlo. Certo. No, in realtà ho detto: mi fate il favore, aiutate papà a vedere se comunque ci sono degli errori. Però nel frattempo loro leggono e capiscono, insomma, quello che ho scritto. Esatto. E spero che le possa servire un domani, insomma, che ce ne fosse la necessità. Io spero di no, però insomma è tutto un libro dove contiene leggi, informazioni, storie. Ringraziare per ultimo la casa editrice, insomma, che Edizione Gringo, che, sì. Insomma, che rimane tutto all'interno di Fedeltà l'impresa di Francesco D'Alessandro, insomma, diciamo, stiamo lavorando parecchio assieme su diversi progetti, quindi volevo ringraziare di nuovo, insomma, Francesco D'Alessandro per aver contribuito, insomma, con l'edizione tramite Gringo. Siamo fermi, evidentemente, però ci ha creduto, perché il tuo libro vale la pena che sia letto dal maggior numero di persone, uomini e donne soprattutto, perché sì. Sai, a volte essere vittima di un carnefice, no? Così come metaforicamente può essere, ma neanche tanto metaforicamente, ci vuole coraggio, ci vogliono gli strumenti, ed è giusto farli conoscere e conoscerli bene.
per poter reagire, perché nessuna donna si deve sentire sola in questo frangente, in quei momenti. Io non riesco neanche ad immaginare la sensazione di terrore, di panico, di paura perenne che può provare una persona che ha uno stalker che non la lascia vivere. Ecco, è inimmaginabile la sofferenza e il dolore che può provare una persona, psicologico soprattutto. Ma questo per certificare quello che tu stai dicendo, ti leggo solo il retro di copertina, che è una frase di Sun Tzu. Sì. Cioè, conosci il nemico e te stesso, la vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere o perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in una battaglia. Oh, brava Sun Tzu, brava. Bravissima, vedi che ha già capito tutto anche lei. Sì. Quindi questo è. Quindi bisogna conoscere il nemico e bisogna conoscere se stessi per affrontare la battaglia. Quindi in questo caso, certo, contro lo stalker o chi certo commette violenza, certo, questo vale un po' tutto nella vita. Francesco, non è ancora in vendita, ovviamente, non è ancora disponibile? No, ho ordinato solo le prime 10 copie e adesso sono in fase di correzione. Ah, okay. Però. Cioè, 99,99 insomma sono già operative, poi le metteremo in vendita sui principali insomma portali, quello che Ventrinelli, Amazon, Mondadori, certo, sarà acquistabile sul mio sito. Ci sarà anche l'ebook, quindi come prezzo di copertina costerà 19 euro e l'ebook costerà 9 euro, quindi la metà. Sì. E, insomma, adesso poi le mie intenzioni nella presentazione, vorrò comunque presentarlo con un'associazione che tutela le donne in caso di violenza, quindi certo. Insomma, diciamo che la maggior parte del numero di copie mi piacerebbe omaggiarle, insomma, mettiamola così, dai. Che carino. Francesco, conoscendoti, non faremo un grande evento per presentarlo, vero, questo libro? No, una cosa sottotono, certo. Vabbè, daremo presto informazioni ai nostri amici ascoltatori su come possono intervenire e ad assistere a questa presentazione, perché ci piace immaginare un grande evento per l'utilità e per la tua fatica, che secondo me va premiata. Ma allora, diciamo che ho ancora un sogno che tra l'altro legato al libro, mi piacerebbe coinvolgere un testimonial, ma... Ce ne sono, interessanti. Ce ne sono, ma per me sono inavvicinabili. Ho già fatto un grosso sforzo a pubblicare il libro. Il testimonial, insomma, se chiami le persone dello spettacolo, certo, hanno un contributo importante, tu lo sai, quindi io, mi piace vedere qualcuno che contribuisce un po' più alla causa piuttosto che guardare il denaro, no? Quindi sì, un po' più, esatto, lavoro se si può. Certo, però io adesso, visto che insomma la trasmissione è sentita, faccio questo appello: se qualcuno conosce qualche personaggio famoso che vuole insomma sposare un po' la causa, certo, e vuole aiutarci nella presentazione del libro, insomma noi accogliamo a braccia aperte. Accettiamo offerte, insomma, no, nel senso di testimonial, per carità. No, stiamo parlando di soldi, assolutamente. Anzi, vorremmo non parlarne in questa occasione. No, meglio di no, dai, non è il periodo. Esatto. Allora, io direi che di più sicurezza quest'oggi ne abbiamo parlato in maniera laterale, anche perché sempre di sicurezza si tratta. Hai parlato del nuovo canale televisivo dove vai a spiegare varie cose, no? sulla sicurezza, sì, eccetera eccetera. Hai parlato di un libro che comunque si parla sempre di sicurezza, perché ci rivolgiamo, sì, alle donne in ogni caso, e comunque tu sei sempre però operativo come più sicurezza per tutto quello che riguarda tutto il resto della tua attività. Sì, dai, non dimentichiamo insomma quello che mi dà da mangiare, quindi quello, esatto, che mi fa, esatto, quello che mi fa sopravvivere. Insomma, l'azienda è più sicurezza. Io invito tutti ad andare a visitare il sito, che è www.piusicurezza.com, dove trovate tutte le puntate registrate, dove trovate tutti i video, insomma il canale YouTube, i social, insomma, sì, e le, sì, varie, sì, cose dove ci potete, certo, seguire. E in caso di necessità, eventualmente chi avesse bisogno di un sistema di sicurezza, può chiamare il numero verde, che è l'896 70 78, fissare un appuntamento telefonico
eventualmente possiamo fare un preventivo, diciamo, online con una planimetria, quindi una bozza di preventivo si può già fare. Si può già fare, perfetto. Si può già fare. Siamo reperibili in caso di, come dire, di emergenza, ci siamo, lavoriamo. Siamo sempre presenti e disponibili ad aiutare chi ne ha bisogno. E mentre voi non cercate Francesco Ciano, lui si riscalda intorno al tavolo facendo la corsetta, perché sta fermo un momento. Abbiamo un serio problema con Francesco Ciano di iperattività, va bene. Ma sì, diciamo che a proposito di iperattività, beh, cosa che ne ha già parlato penso con Francesco D'Alessandro, sempre per tenere comunque l'umore alto, no? Quindi sì. Ho voluto aderire a questo nuovo progetto che come si occupa sempre di sicurezza, perché sicurezza degli ambienti, sì. Di Sanity Care, e quindi abbiamo costituito questa nuova società, quindi da pochissimo, quindi partiremo con questo nuovo progetto che è inerente sempre all'ambito della sicurezza, è distaccato da più sicurezza, però... sempre, insomma, di quello si tratta, per aiutarci a vivere. Gira sempre la sicurezza. E te l'ho detto che fai giri intorno al tavolo tu e ti vengono le idee. Quello è certo, anche questo è un progetto importante, perché la nostra vita, alla luce dell'esperienza terribile che stiamo vivendo in queste settimane, la nostra vita cambierà completamente, Francesco, quindi bisogna prendere atto che dovremo avere degli accorgimenti ben diversi da quelli che abbiamo avuto fino adesso per sanificare i nostri ambienti. Ecco. Sicuramente, noi siamo pronti a supportare anche questi tipi di emergenza. Non avevamo dubbi che eravate sul pezzo. grazie Francesco, è sempre un piacere a sentirti, perché insomma, sentire una persona che ha dei progetti e guarda al futuro ed è propositivo è sempre un buon esempio. Grazie Francesco. Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti. A tutti, grazie anche a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima con i nostri professionisti qui su Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Buon pomeriggio cari amici di Amarilla Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, oggi è martedì e noi non possiamo assolutamente mancare all'appuntamento di questa giornata insieme alla nostra giurista d'impresa, la dottoressa Lorenza Morello, che ho raggiunto e saluto subito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Allora, dottoressa, il punto della settimana vuole essere assolutamente, diciamo, propositivo. Sì. Le domando, ci sono degli spunti per cominciare a guardare al futuro? Ma allora, al futuro bisogna sempre guardare, ricordandoci sempre che oggi è il futuro di ieri. E quindi in questo momento, ad esempio, sto rileggendo un bellissimo libro che mi sento di consigliare anche agli amici che ci ascoltano in radio. Sì. È un libro che avevo letto anni fa, ma che devo dire è molto utile sia dal punto di vista della prospettiva personale che da quella prospettiva lavorativa, che è Il potere dell'adesso. Di Eckhart Tolle. Sì. E ci spiega l'autore come in realtà l'unica cosa che noi possiamo fare per cambiare la nostra vita è cambiare l'adesso. Perché l'adesso è l'unica cosa che davvero esiste, quello che è accaduto fino a ieri o un minuto fa è un retaggio che non esiste più se non nei nostri ricordi, e quello che accadrà domani è solo un'illusione. Quindi la nostra vita è fatta di tanti singoli adesso, ieri e domani non esistono. Quindi il qui e ora. E domani è un adesso futuro. Esatto. Qui e ora. E qui e ora noi siamo ancora a casa. Però ci si comincia. Sarà anche l'adesso di ieri e forse sarà anche l'adesso di domani. Ecco, però... incredibilmente riusciamo a prevederlo. Però non sarà sempre così, per fortuna. Insomma, ci si comincerà ad aprire un po', no? Verso una nuova, un nuovo modo di esistere. E quando si parla sia nuovo modo di esistere a livello personale, ma soprattutto a livello economico e lavorativo. Assolutamente sì. E quindi nessuno meglio di lei ci può spiegare se per caso ha cominciato già a sentire dei movimenti rinnovatori, delle piccole rivoluzioni che si stanno cominciando ad accendere all'interno di aziende, di imprese, di professionisti che stanno valutando altre nuove metodologie per rivalutare e rinforzare il proprio business.
Ma allora, guardi, devo dire di avere la ricchezza e la fortuna, anzi vi ringrazio tutti pubblicamente, di avere una rete di contatti fatta di persone davvero concrete, solide e molto creative, che poco spazio lasciano allo sconforto, anche se ahimè in questo momento di sconforto chiunque di noi avrebbe motivo per averne almeno un po'. Sì. E nei contatti che ho proprio in questi giorni stiamo parlando di idee nuove, per cui le confesso che io sto lavorando forse persino di più di quello che lavoro normalmente, con l'unica differenza che di solito lo faccio molto più in mobilità e adesso è un lavoro molto più stanziale, quindi passo ore sì. a telefono, in conference call su Skype, quasi sì. sempre seduta più o meno nello stesso posto, ecco. Mentre di solito, come sa bene anche lei, quando un'intervista o sono su un treno, esatto. o su un aereo, a cavallo di un cammello nel deserto di Dubai, però esatto. da qualche parte. Ma sempre presente, ma sempre in movimento, adesso sono sempre presente un po' più stanziale. E con una figura come la sua, dottoressa, potrebbe essere sostanziale per verificare e mettere in atto alcune modifiche nel proprio modo di fare business e di fare economia? Ma allora, figure come la mia sono figure che appunto da sempre seguono le aziende e l'innovazione, ecco. e l'innovazione di sistema, quindi come dico sempre, e l'abbiamo detto anche nei tanti incontri organizzati con voi di Radio Demonfly, esistono solo due tipi di aziende, quelle che evolvono o quelle che chiudono. In un momento come questo, a maggior ragione, dove tante aziende stanno già in me chiudendo perché non hanno adesso già più le risorse con cui andare avanti o continuare il proprio lavoro, sicuramente è fondamentale pensare che lo scenario che ci sarà dopo la riapertura non sarà nulla di simile a quello che abbiamo conosciuto fino all'8, al 9 o al 10 di marzo. Sì. E quindi l'evoluzione in questo senso, sia personale che proprio dell'economia reale delle cose, è un punto fondamentale che potrà determinare la ripartenza, la ripresa o la nascita di nuove aziende piuttosto che la chiusura totale. Ho letto parecchi articoli anche di persone, di ristoratori in particolar modo, che si domandavano se dovessero riaprire, e dovranno ovviamente osservare delle nuove regole di sicurezza, quindi il distanziamento sociale, da 20 posti ce ne potranno essere 10 e quindi inevitabilmente il fatturato, le entrate diminuiranno. Ma io le chiedo, dottoressa, secondo lei ad un atteggiamento, cioè dunque ad una necessità di comportamento come quello che è previsto, che faremo, ci sarà incredibilmente anche un aumento dei prezzi, cioè se io vado a mangiare in un ristorante troverò lo stesso menù ad un prezzo aumentato perché devo compensare i 10 che mancano? Ma allora, questo è un problema di cui dovrebbe farsi carico lo Stato, perché lei sa che ad esempio sul tema della ristorazione mi sono espressa anch'io e la mia nota è stata ripresa dall'ANSA e da altre agenzie, sì. proprio perché tra l'altro essendo figlia d'arte è uno dei primi temi che mi è venuto in mente, e poi degli amici ristoratori carissimi sì. mi hanno sollevato in prima persona il loro problema. Certo. E facevo proprio questo esempio, no? della sala da 20 persone, dove adesso per motivi di spazio e che siano a prova di Covid, diciamo sì. così, questi 20 tavoli, non 20 persone, diventano 10 tavoli. Sì. Ma e le tasse rimangono uguali, le gabelle da pagare allo Stato rimangono uguali, gli stipendi che tu devi pagare al dipendente, non è giusto che il cameriere tu lo paghi di meno perché hai meno introiti, e la fornitura delle merci, sappiamo benissimo, chiunque di noi abbia continuato a fare la spesa in questo periodo, quanto ad esempio è aumentata la Vero. Spesa al carrello. Vero. Lei voglia fare la spesa adesso, la spesa un mese fa, comprando la stessa cosa, lei mi dice che se ha speso uguale oppure no. No, è tutto aumentato, è vero. Ecco, io che non sono cintura nera di economia domestica, perché con la vita che faccio di solito ho chi mi aiuta, adesso che mi sono messa un po' a seguire di più le spese anche di casa, mi sono resa conto io in prima persona che mentre prima c'era, diciamo così, un budget settimanale, sì. Adesso con quel budget settimanale non compri più le stesse cose nella stessa quantità o della stessa qualità, laddove le trovi, perché anche gli approvvigionamenti che se ne dica iniziano a scarseggiare. Certo. Allora, tutto ciò sicuramente impatterà sul mondo del lavoro. Ma accanto all'emergenza occupazione, no? Quindi che sia la partita IVA piuttosto che l'occupazione in senso lato lanciata dalle organizzazioni internazionali, quello che appare chiaro è anche la metamorfosi
che subirà l'idea stessa del concetto di lavoro. Sì. Siamo proprio davanti a un cambiamento culturale, almeno nei paesi sviluppati, che porterà inevitabilmente a cogliere i benefici della flessibilità, sì, e a abbracciare una nuova idea di occupazione secondo cui il lavoro non è più misurato in ore e non si connoterà sicuramente più nell'essere in un luogo specifico. Quindi la rivoluzione di cui tutti abbiamo bisogno per far ripartire il sistema è una rivoluzione che deve partire dalle mentalità. La sento male, dottoressa? Mi sente meglio? Adesso sì, assolutamente sì. Dicevo, la rivoluzione è una rivoluzione che deve partire dalle mentalità, sì, dai sindacati di categoria soprattutto, e superando una certa superficialità di una fascia di imprenditori. Lei sa che io li difendo sempre, ma sì, devo anche riconoscere i meriti e i demeriti di ognuno. Ecco, molto spesso l'imprenditore, soprattutto quando ha fatto i soldi, diventa un po' facilone e pensa che il suo metodo sia replicabile in interno, tanto è vero che una delle prime cose che uno si sente dire è: abbiamo sempre fatto così. Ecco, questa è una frase che non potrà più essere vera. Quindi c'è in atto una metamorfosi che pone al centro l'intelligenza umana e anche il connubio della conoscenza tecnologica, sì, che non conterà più l'orario in ufficio, il tempo sindacale trascorso sul posto di lavoro, ma che porrà come pilastro fondamentale quello che dovrebbe essere la sostanza, quindi la meritocrazia e la creatività. Beh, per tanto tempo abbiamo parlato di smart, no? Tutto, sì, smart working, sì, smart qua. Allora, nell'ottica smart, il concetto di ufficio, sì, per forza diventa open. Quindi il vero spazio lavorativo è quello che favorisce la creatività delle persone e genera relazioni che oltrepassano i confini aziendali, così anche da mettere in sicurezza sicuramente dal punto di vista sanitario le persone, stimolando poi nuove idee, nuovo business. La crisi attuale e le restrizioni che quasi tutto il globo sta vivendo metteranno al centro, secondo me, delle future relazioni occupazionali l'importanza di nuove prospettive e logiche legate al lavoro, al tempo e alla capacità di creare network e relazioni, dando un immenso valore alle relazioni digitali, alla tecnologia e alla dinamicità della rete. Possiamo concludere il suo intervento dicendo che solamente chi si adeguerà riuscirà a sopravvivere? Assolutamente sì, questo purtroppo è un assioma che vale da sempre. Il dish out e discede, che è scritto in una grande università degli United Kingdom, impara o vattene, è proprio questo. Chi non evolve, la giraffa che è sopravvissuta è stata quella che ha allungato il collo per raggiungere le foglie più in alto, e le altre hanno dovuto purtroppo soccombere alla legge dell'evoluzione. Vale anche per gli esseri umani, vale per tutto, ma soprattutto il modello di capitalismo che abbiamo vissuto fino ad oggi probabilmente ha fatto il suo tempo, e adesso credo che siamo all'interno di un sistema descritto molto bene dal sociologo spagnolo Manuel Castells, che parla di capitalismo informazionale. Quindi attraverso nuove forme di organizzazione economica e il funzionamento di società come una rete che irradia potere, si vincola per mezzo del computer e genera relazioni di organizzazione delle relazioni sia sociali che occupazionali. Ma non dimentichiamo mai una cosa che a me, a lei e a molti nostri amici sta molto a cuore: non dimentichiamo il lato umano delle relazioni. Siamo anche di fronte a un nuovo rinascimento, a un nuovo umanesimo. Abbiamo importanza e abbiamo capito quanto è importante, proprio perché ci è stato negato, la stretta di mano, l'abbraccio, sì, l'empatia, il guardare negli occhi il nostro referente, che sia di lavoro o il vicino di casa, e il guardarlo senza timore. Ecco, noi dobbiamo puntare a un mondo che possa affrontare qualsiasi emergenza, che sia essa un'epidemia, una pandemia, posto che lei lo avrà letto, l'OMS ha smentito di aver mai parlato di pandemia, ma questi magari sono temi per un'altra puntata. Sì. E comunque guardare il futuro senza paura è l'unico modo per poter guardare l'adesso di domani. Dottoressa, intanto io la ringrazio e spero che questo momento che noi abbiamo avuto insieme sia riascoltato dal maggior numero di persone, in particolar modo da tutti quegli imprenditori e anche, perché no, i ristoratori, visto che li abbiamo chiamati in causa nel dettaglio, ascoltino questo suo messaggio, perché ho poi l'impressione che quelli che non ci riusciranno perché non hanno compreso, non avevano i mezzi per poterlo fare o non ci hanno pensato, eccetera, eccetera, saranno i prossimi arrabbiati, e quindi anche lì ci sarà da parlare.
Sì, anche perché la rabbia può essere messa a sistema. Penso che la rabbia sia un sentimento che chiunque di noi prima o poi ha provato nella vita, e sappiamo quanto è distruttiva per chi la prova. Eh sì. Ma se noi quell'energia che è generata dalla rabbia la reveicoliamo o la riconduciamo in qualcosa di potenza creativa, allora possiamo davvero sviluppare una macchina di fuoco che può portare una propulsione molto maggiore dello stato di inerzia in cui anche questo periodo ogni tanto tende a farci soccombere, ma qui con vigore dobbiamo dire no. Per questo lei ha il suo punto settimanale, per aiutare anche molti imprenditori a trovare la strada. Grazie davvero. E li invitiamo comunque a continuare a contattarci come fanno in redazione, come fanno contattandomi privatamente, perché siamo sempre pronti a rispondere ai loro quesiti e a cercare di dare uno sprone positivo a questa situazione un po' paradossale, ma che è inutile stare a giudicare. Non cerchiamo i colpevoli, cerchiamo la soluzione. Esattamente, anzi li invito a tenersi sempre informati sulle sue opinioni, sui suoi servizi che sono innumerevoli, sulla sua pagina ufficiale che è Lorenza Morello, giurista d'impresa su Facebook. Basta cliccare, sono continuamente aggiornati, è vero? La ringrazio molto, provo a stare sul pezzo, dormo poco e scrivo molto. Grazie dottoressa, noi l'aspettiamo come sempre qui a Radio Dream on Fly martedì prossimo. Sarà sempre un piacere, a presto. Grazie. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dream on Fly. In my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song for you.
Calma, yo quiero ver
sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Y tanto mojado el clima.
Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo code a causa di un veicolo in panne. Trovate Masone per i veicoli in direzione Gravellona. Vi anticipiamo che per lavori questa sera dalle 23 sino alle 6 di domattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso lo svincolo di Borgone per i veicoli in direzione Torino. E ancora vi anticipiamo che questa sera dalle 23.55 sino alle 4.30 di questa notte per lavori si viaggerà a senso unico alternato al traforo del Frejus. Infine, sempre per lavori questa sera dalle 22.30 sino alle 6 di domani si viaggerà a senso unico alternato al traforo del Monte Bianco. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Le precipitazioni vanno via via diminuendo, ma il tempo resta comunque instabile su buona parte delle nostre regioni, specie centro-meridionali. Al mattino qualche precipitazione avrà ancora luogo al centro-sud, specie sui litorali abruzzesi e molisani, sul Gargano, sulla Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre andrà meglio altrove. Nel pomeriggio residua instabilità al sud, sia pure con fenomeni non particolarmente intensi e a carattere irregolare. Piogge possibili anche su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Sardegna settentrionale, con poche variazioni sui restanti settori con più sole. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Novità, lo spazio dedicato ai singoli nuovi con Andrea T. Quest'oggi riprendiamo un brano di un comico che ci aveva già fatto ballare tanto con C'è da spostare una macchina qualche tempo fa. Bene, ritorna Francesco Salvi. Questa volta lui dice metti la mascherina. Disco novità. Fate tutti attenti,
La tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. Buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è il 9 giugno, sono le 15 e 4 minuti primi e quando sentite la mia voce sapete bene che io ho con me un ospite che questa volta ho raggiunto telefonicamente e sto parlando di una consulente di bellezza, una consulente Swiss Care, una consulente che parla ovviamente di prodotti di alto livello ed è Mariangela Menso, che saluto subito. Buon pomeriggio Mariangela, bentrovata. Ciao. Allora, quando parliamo di Swiss Care parliamo di cosmetici integratori naturali al 100%. Tu sei una consulente Swiss Care e quindi vorrei che tu spiegassi ai nostri amici ascoltatori e soprattutto anche alle ascoltatrici, ma c'è una linea uomo, io lo so, quindi parliamo a tutte e due. Piccolina, ma c'è. C'è, esatto, anche perché non è detto che l'uomo non sia vanitoso o che non abbia voglia di prendersi cura di sé, insomma, ecco, meno male, io dico, meno male. Assolutamente, certo, certo. E allora, quando noi parliamo di Swiss Care, però, di che cosa parliamo? Di un'azienda che ha fatto una scelta precisa, etica? Assolutamente sì, una scelta etica, sì. Una scelta etica perché ha deciso di non usare
tutta una serie di sostanze che possono essere dannose per la nostra pelle, tant'è che è stata la prima a produrre una lista rossa, che è quella che io regalo a tutte le persone con cui vengo in contatto, proprio perché noi la filosofia dell'azienda è promuovere il consumatore consapevole, perché è sempre più importante saper interpretare l'etichetta dei prodotti che noi andiamo a mettere sulla nostra pelle quando parliamo di cosmetici, oppure se parliamo di integratori, di ciò che noi mettiamo all'interno del nostro organismo. Per cui questa azienda, che nasce, stata fondata nel 1990 per due soci fondatori che hanno deciso per la prima volta di portare gli integratori liberi in Italia, e non solo la sfida la vinsero, ma nel 2004 hanno deciso di usare la stessa filosofia degli integratori puliti, sì, per la pelle, perché in fondo tutto quello che dalla pelle entra nell'organismo, dall'organismo, insomma, dobbiamo cercare sempre di più di usare prodotti che veramente non danneggino il nostro organismo. Ecco, io ti chiedo, Mariangela, qual è la dote maggiore che viene richiesta ad una crema, ad esempio, per il viso o anche per il corpo? Certo, che non contenga assolutamente, per essere un prodotto di qualità e naturale, non deve contenere tutta una serie di sostanze che purtroppo non sono vietate dalla legge, per cui chi le usa non è un fuorilegge, sì, ma se abbiamo problemi di pelle, se abbiamo determinate delicatezze, a lungo andare determinate sostanze possono crearmi dei problemi sulla pelle, perché c'è sempre più gente che ha problemi, sì, per me questo è noto, sì, soprattutto le allergie, è vero anni a questa parte, sì. E se andiamo poi a scoprire, no, che crema, che prodotto sto usando, ci accorgiamo tramite la lista rossa che dentro troviamo delle sostanze che probabilmente sono quelle che hanno generato un determinato problema, per cui la nostra azienda, ripeto, per scelta etica non le usa, e veramente stiamo facendo una sorta di campagna per promuovere il consumatore consapevole, cioè per spiegare qual è, no, il modo per essere sicuri quando io acquisto un prodotto, se so di avere determinate problematiche e voglio essere tranquillo, non devo trovare determinate sostanze. Quindi questo, sì, dimmi, no, intendevo dire proprio questo, nel senso che tutto quello che fa star bene la persona fa star bene anche il pianeta, perché va bene che certe sostanze non sono nocive, però se ne potessimo fare a meno sarebbe meglio, no? Esattamente. Così come per quanto riguarda gli integratori, sì, la differenza tra gli integratori può essere, no, come sono preparati, l'estratto secco della radice piuttosto che i principi attivi, sì, la percentuale, cioè, certo, la purezza, diciamo, anche fa, certo, da, come che la lezione di chimica è giusta, però ci tengo a dire che io sono disponibile, ovviamente, per chi ha piacere di, come dire, approfondire un po' questi argomenti. Brava. Sì. Io sono disponibilissima sia nel mio angolo del benessere, perché ovviamente io lo chiamo così perché mi piace proprio chiamarlo così, l'angolo del benessere. Beh, direi che è coerente, no, con quello che Swiss Care si propone di dare e di fare. Esatto, in cui posso ricevere la persona che ha piacere di venire a dialogare con me, oppure raggiungo io la persona, non c'è nessun problema, oppure ci si prende un caffè tranquillamente. Ecco, no, bello, sì. Dove vuole la persona, insomma, questo non è certamente un problema. Ci tengo a dire che io ho accettato, no, ho intrapreso questa strada, sì, perché io ero consumatrice di questi, soprattutto gli integratori. Io ho conosciuto questi integratori quando avevo ancora i due miei ragazzi, che erano ancora in età molto giovanile, sì, ed ero innamorata di questi prodotti, perché l'efficacia era quello che mi faceva stare bene, perché vedevo che non funzionavano, e
da una passione per il naturale è diventato il mio lavoro. E lo dico con piacere, perché in fondo, certo, no, essere dei lavoratori, degli appassionati che ne fanno un lavoro, direi che per me è un hai coniugato, certo, fare bene tutte le persone a cui voglio bene, tutte le persone a cui che si affidano alla tua consulenza. Un'altra cosa, Mariangela, ci sono degli integratori che vengono più richiesti rispetto ad altri? Qual è l'integratore in questo momento, nel 2020, più richiesto? L'integratore che viene richiesto è quello di fare pulire il proprio organismo all'interno, fare la cosiddetta doccia interna. Abbiamo bisogno di pulire fegato, bello, no? Fegato, sì, reni, sì. Per cui direi che quello che va di più in assoluto è proprio quello di pulire l'organismo prima di iniziare un percorso magari di una dieta, no? Faccio l'esempio della dieta, perché dopo questi mesi di lockdown, sì, ci hanno un po' ingolfato, effettivamente abbiamo messo su quel notte 2 per 5. Ma come fai a saperlo? Ma scusa, ma come? Battuta della dieta, però è vero, 2 o 3 volte l'anno fare una pulizia interna, sì, sì, è il consiglio che io da consulente di benessere do a tutti, perché bisogna che il nostro fegato sia pulito, che riesca a funzionare il suo essere, il fegato deve per ripristinare un po' tutto, certo, a qualche difficoltà, certo. E a livello di cosmetici, ho visto, mi sono permessa di dare uno sguardo al sito, sì, che tra l'altro consiglio anche ai nostri e alle nostre amiche, sì, di andare a vedere, basta digitare Swisscare e si trova subito in prima posizione il sito, dove c'è praticamente tutto, oltre alle notizie bellissime sul benessere, molto attuali, sempre su quello che stiamo vivendo adesso, veramente c'è di tutto, dalla prevenzione alle azioni, ai consigli, alle azioni benefiche che in questo periodo addirittura Swisscare sta facendo a favore di molti centri ospedalieri di cura, e io ho visto una lista meravigliosa, nel senso meravigliosa perché è tantissimo lunga, sono tantissimi gli ospedali che verranno toccati da un'azione benefica. Esatto, quindi questo va anche detto. Ho visto che c'è una linea completissima di cosmetici per tutto, che va dalla linea dei piedi, del corpo, del viso, veramente completa. C'è veramente per ogni esigenza, per ogni tipo di risultato che si vuole ottenere. Tra l'altro, dalle estremità, che sono i nostri cari fisi, che sono quelli che ci tengono veramente, che sono importanti, fino ai capelli. Passando per scrub per il corpo, crema corpo, la linea viso, abbiamo una linea viso molto completa, molto bella, sì, ho visto, abbiamo la serie la bava di lumaca che a quanto pare dà dei risultati notevoli, questa bava di lumaca, è vero? Sì, assolutamente, dà degli ottimi risultati, tant'è che io il trattamento viso illuminante lo offro sempre alle persone con cui vengo in contatto, proprio perché ho piacere che la persona lo provi, certo, la persona deve provare, certo, la nostra linea del trattamento viso illuminante, perché vedrà dopo il primo trattamento, sì, la differenza, perché il trattamento viene fatto fino ad un certo punto su tutto il viso, poi quando si passa il siero e alla maschera, sì, trattiamo metà viso. Perché? Perché la cliente al termine del trattamento, sì, avrà una metà del viso che è diversa dall'altra. Ah, mamma mia! Può far sorridere questo, perché molto è bello. Ma adesso, sì, mi lasci andare via. No, facciamo un'altra metà. Però lo facciamo perché altrimenti la signora non si rende vede subito la differenza. Sì, sì, e questo, sì, è uno dei nostri punti, no, di soddisfazione e di forza, perché è un trattamento che non ha macchine, ma è un trattamento semplicemente con dei passaggi di detersione, peeling, sieri, maschera e crema, e la differenza lascia tantissime donne, tutte quelle che lo provano, veramente
stupefatte, ecco, devo dire la verità, perché è una differenza che si nota subito. Questo è importante, e parliamo di un trattamento, pensa, un trattamento così fatto con costanza nel tempo da degli ottimi risultati. Indubbiamente. Mariangela, come possiamo fare per mettere in contatto i nostri amici ascoltatori, gli ascoltatrici, certo, per, se magari vogliono approfondire un po' di più l'argomento, per conoscere un po' meglio da vicino questi prodotti così, certo, particolari e speciali? Allora, io posso lasciare il mio indirizzo del mio cellulare, non ho problemi a lasciarlo. Ma certo. Posso lasciare subito in diretta. Sì. 333-3263-890. 3263-890. Sì. Ok. E poi ho una pagina Facebook, come diciamo io, ma Angela Menso. Sì. E chi ha piacere e vuole contattarmi, prendiamo un appuntamento e io sarei felice di poter omaggiare alle nostre, diciamo alle socie o comunque alle persone che si mettono in contatto con me, che avranno piacere di provarlo ovviamente, il trattamento viso illuminante. Oh, ma che bello! Grazie. Questa è una cosa che io faccio volentieri, ci tengo molto, perché mi fa piacere far provare questo tipo di trattamento, presentando ovviamente mentre facciamo le un'occasione per dialogare con la persona. E approfondire problemi, tematiche, problemi di pelle, problemi insomma. Sì, le macchie, e conosce la nostra azienda. Allora, a questo proposito. Sì, prego Mariangela, sì. Io ti dico anche che, forse non ne avevamo parlato la volta scorsa, a me fa piacere anche offrire opportunità di entrare a far parte di questo gruppo. Sì. Io sono assistente di zona e cerco persone che abbiano piacere di lavorare con me. Ah, quindi, per ampliare, se vogliamo, no? Scegliere come obiettivo diventare un po' padrone del proprio tempo, perché questo è un lavoro che ognuna di noi si organizza. Certo. La disponibilità che ha. Certo, e certo. Promuovere il consumatore consapevole è la cosa più semplice che si possa fare, cioè ma poi, di questi prodotti con le amiche e i conoscenti. Certo. Assolutamente, quindi se qualcuno sta cercando un'opportunità di unire, indubbiamente, indubbiamente Mariangela, credo che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori abbiano percepito l'opportunità, nel caso volessero integrare anche alla loro attività, anche l'attività di consulente come Swisscare, perché no? Allora, visto che siamo nell'era dei social e tu hai appena detto di avere una pagina social proprio dedicata anche al mondo della consulenza, quindi come te personalmente ovviamente, invitiamo i nostri amici a cercarti su Facebook come Mariangela Menso e soprattutto, allora ricordiamo ancora una volta, lo ricordo io se ho preso bene il numero, la possibilità di contattarti direttamente al telefono, che è il 333-3263-890, è corretto? È corretto. Oh, meno male, sono contenta. A questo punto non possiamo fare nient'altro che ringraziarti per aver accettato il nostro invito e per parlare di benessere, di bellezza, insomma, sono cose che farò sempre molto piacere. E quindi non posso fare nient'altro che darti magari appuntamento alle prossime, quando ci saranno delle novità, delle cose che ci vorrei comunicare, sempre molto volentieri. Certamente, volentieri, vi ringrazio molto. Grazie a te. E vi auguro buon proseguimento, buon lavoro a te. Grazie Mariangela Menso, consulente Swisscare, grazie anche a voi per averci seguito fin qui, appuntamento alla prossima, a presto. Con Radio Dreamonfly, Dreamonfly. Si vola in alto. Si vola in alto. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.
Un caro saluto a tutti amici di Radio Dream on Fly da Marilla Vitale, bentrovati. Anche oggi un incontro speciale con tanti professionisti e con tanti personaggi del mondo, non solo professionale ma anche dell'arte, della cultura, dell'informazione. Adesso sono in collegamento telefonico con l'ambasciatrice di Hunter su tutto il Piemonte, Deborah Lupo, che saluto subito. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti. Allora, ma è un piacere davvero per noi. Allora, intanto Deborah, ci spiega che cos'è Hunter? Sì, Hunter è l'Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili. Sì. È un'associazione no profit che nasce nel 2009 e ad oggi conta oltre 300.000 associati su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo una vera e propria missione, che è quella di diffondere la cultura ambientale nelle scuole elementari e medie, con il progetto gratuito Il Sole in Classe. Si rivolge ai bambini perché? Perché così possono già da oggi adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'ambiente, che è una cosa molto importante. È bellissimo, ma come coinvolgete i bambini? Ma Hunter coinvolge i bambini appunto con il progetto gratuito Il Sole in Classe, grazie all'utilizzo di cartoni animati e filmati multimediali facciamo comprendere alle generazioni future che se noi adottiamo un comportamento ecosostenibile e rispettoso nei confronti dell'ambiente ed impariamo ad utilizzare le energie rinnovabili, portiamo un beneficio all'ambiente molto importante. Certo. E anche a noi stessi, quindi alla nostra salute. Certo, ma avete collaborato con un sacco di istituti scolastici. Sì, 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 sono oltre 2.400 Mamma gli istituti mia. Coinvolti fino ad oggi e pensa, sono 180.000 bambini. Tantissimi. È un numero è incredibile, incredibile, sì. Bellissimo. È molto, molto bello. In 19 regioni d'Italia dal 2014, sì. Veramente un'enormità, incredibile. Sì. Ma sì, anche perché Papa Francesco vi ha nominato. Sì, sì, noi nel 2014, grazie a questi risultati, in primis abbiamo ricevuto un riconoscimento da parte dell'allora emerito presidente Giorgio Napolitano. Sì. E nel 2016 invece, proprio a questo operato che noi facciamo all'interno delle scuole, Papa Francesco ci ha ringraziato. Ma che meraviglia, bello. L'importanza del messaggio che noi portiamo. Bellissimo, bellissimo. Un'altra cosa, Deborah, che cosa sono gli Hunter Green Awards? Oh, gli Hunter Green Awards è un incontro annuale al quale partecipano personalità di spicco, personalità che fanno parte dello spettacolo, dello sport, sì, sì. Della medicina. E gli Hunter Green Awards è il concorso di Hunter. Questo come si svolge? Il nostro progetto Sole in Classe permette a tutte le scuole che vi partecipano appunto di partecipare tramite una poesia, tramite un disegno, tramite sì. un evento mediatico sì. a questo concorso. Ah. Che è grazie ad NVG Energia permette loro di poter vincere dei premi a livello economico fino sì. a 3.000 euro con il quale la scuola può investire nell'acquisto di materiale didattico. Ma grazie a NVG Energia c'è la possibilità di vincere un anno sì. di energia 100% rinnovabile per l'istituto. È meraviglioso, quindi certo. Sì. Caspiterina. Sì. È una. Quindi vi relazionate solo con i bambini o avete anche altre iniziative oltre a questa, tra l'altro bellissima? Ci relazioniamo in primis con i bambini, ma siamo anche stati presenti negli anni passati sì. su molte piazze italiane di tutte le regioni con il progetto Salviamo il respiro della terra. Questo l'abbiamo voluto fare per cercare di sensibilizzare anche gli adulti. Certo. Perché c'è ancora molto lavoro da fare, c'è ancora sugli adulti tu dici, sugli adulti c'è da fare molto lavoro. Sì, sì. Ahimè, sì, perché posso garantirti che
gli alunni delle scuole e le generazioni future ne sanno tantissimo, hanno tante idee e hanno una prospettiva molto importante, che è quella di vivere in un ambiente pulito e sereno. E quindi la comunità scientifica ha più volte segnalato che se non si fa nulla da qui al 2030 non ci siamo mica, No, esatto. Il 2030 è quello che viene considerato il punto di non ritorno da parte degli studi degli scienziati e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo. Perché noi abbiamo ancora 10 anni per poter cambiare, dare una svolta a quello che è il nostro ambiente, l'inquinamento. Quindi se adottiamo tutti sin da subito un atteggiamento quotidiano, perché è quello che fa la grande differenza, abbiamo un atteggiamento ecosostenibile, rispettoso nei confronti dell'ambiente, dal 2030 in avanti sarà tutto di guadagnato, ma sarà tutto di guadagnato soprattutto per loro, per queste generazioni future che hanno dato a noi la loro totale fiducia. Ma noi non possiamo deluderli, certo. Non dobbiamo deluderli. No, assolutamente no. Ma se un adulto adesso volesse avere maggiori informazioni su tutti i progetti di Hunter, come si può fare? Basta andare sul nostro sito, che è hunteritalia.org, sul quale troverà un nostro web magazine dove ci sono tutte le informazioni di energia, di sostenibilità, di progetti, tra il quale c'è anche, e invito tutti voi a poter dedicare 5 minuti del vostro tempo a questo fantastico progetto, quindi donando un vostro voto, perché sul sito di Hunter c'è la possibilità di votare i lavori che le scuole hanno proposto. Ah, che bello! Sì, tra cui c'è anche la mia, che è la scuola Pestalozzi del comune di Torino. Sì. Lì potrete visionare tutti i lavori delle scuole e potrete donare i vostri voti. Meraviglioso! Affinché l'impegno di questi bambini, di questi ragazzi, venga riconosciuto, valutato, ma certo, gratificato anche, perché certo, no? Certo, ma certo. Se tu dovessi consigliare ai cittadini di far parte di Hunter, che cosa diresti? Allora, innanzitutto lo consiglio vivamente, perché è un progetto molto importante, perché ci aiuta a continuare ad entrare nelle scuole e a portare un'informazione. Io Hunter l'ho conosciuta 2 anni e mezzo fa, proprio grazie a NVG Energia, con la quale collaboro lavorativamente. Sì. Da subito mi ha preso il cuore. Io sono anche una mamma. Si sente, Deborah, si sente. io sono anche una mamma di due bambini, quindi sapere che il mio fare a oggi può aiutarli a vivere in un mondo pulito e in un mondo sereno è una cosa che non puoi non sposare, non puoi non sostenere. Certo. È un modo come un altro per aumentare la consapevolezza in se stessi di quello che si può fare per salvare il respiro della terra, insomma, diciamo così, e soprattutto per dare quel seme necessario ai bambini, ai ragazzi, alle future generazioni, di rendere migliore questo pianeta che veramente abbiamo maltrattato in maniera indegna. Purtroppo devo dirti che è così. Hai ragione, non è tutto perduto, quindi possiamo recuperare e dobbiamo recuperare, perché come dicevo prima, loro la loro fiducia ce l'hanno donata. Noi non possiamo deluderli e non dobbiamo deluderli. Ma anche perché noi se lo meritano un pianeta migliore, no? Esatto, ma poi noi oggi abbiamo tutti gli strumenti e tutta la conoscenza per informarci e per capire che cosa possiamo fare realmente, e di cose ce ne sono tante, tantissime. Quindi informarci un po' di più e sapere che nel nostro piccolo possiamo fare tanto è una cosa che non si può non prendere in considerazione. Quindi invitiamo tutti a visitare hunteritalia.org, da lì cominciare ad attingere nozioni, informazioni, e poi eventualmente, perché no, far parte anche di Hunter.
Certo, certo, noi quello contiamo. Noi vogliamo che i cittadini vengano a far parte di questa nostra grande famiglia green, sì, che è molto importante, ma è molto importante per noi, ma anche, ripeto, per le generazioni future. Quello assolutissimamente, vi aspettiamo numerosi e ne siamo felicissimi. Soprattutto per il messaggio positivo che hai dato, perché sì, è vero, si prende coscienza che siamo in una situazione poco sostenibile, anzi non più sostenibile, che si può migliorare. Questo è il messaggio positivo. Attraverso Hunter è ancora più facile essere attivi, quindi partecipi e protagonisti di questo grande cambiamento che deve avvenire entro il 2030. Esatto, esatto, partecipi e protagonisti in primis. Bene, sì. Grazie, grazie Deborah Lupo, ambasciatrice di Hunter per quanto riguarda il Piemonte, è stato davvero molto interessante e chissà che la nostra chiacchierata non abbia aperto nuovi orizzonti anche per i nostri amici ascoltatori. Grazie a voi, grazie per avermi invitata ed avermi dato la possibilità di poter far conoscere anche il nostro progetto. Vi aspetto in numerosi e a risentirci. Assolutamente, quando poi riprenderete le sessioni in classe, perché attualmente insomma è un po' difficile poterle fare. Esatto. Ma presto sarà possibile riprendere le nostre abitudini, le nostre sane, in questo caso abitudini e corsi e visite a scuola, iniziative, insomma.